Quello sciopero delle. Ho già accettato, ma riaccetto. Vediamo. E ne arrivano due. Ok, siamo in diretta, possiamo cominciare. Io Va non vedo, bene. insomma. Allora Antonio, vai. Buongiorno a tutti, sono Antonio Pignatto del gruppo Pensionati Critici di Mestre. E siamo un gruppo che si ritrova settimanalmente in questa sede di Rifondazione Comunista di Mestre. E ci troviamo tutti i giovedì mattina a discutere di politica, di economia e di molto altro. Leggiamo libri, approfondiamo. In questi ultimi tempi abbiamo cominciato un percorso di studi dei libri di Giovanni Mazzetti sulla smantellamento del sistema pensionistico italiano. Si tratta del Pensionato Furioso del 2003. Scusa, Tom, ma non riesce a Io mettere. no. Chi è che deve mettere? Che quello si vede Se si Musacchio vede Musacchio e non te. e non me. E neanche le Forse foto, neanche neanche la la voce. voce. Non so. Forse neanche la Comunque voce. va bene lo stesso, dai. No. Questo è Mario che deve gestire, perché io non. Quello Spegnete tutti gli audio e i video, per favore, che tranne chi parla. eccola. Comunque continua a vedermi in piccola, va bene lo stesso. Qua è l'audio acceso. Sì, mi sentono quindi. Mi sentite per televisione? No, adesso non si sente. Non hai l'audio No, acceso. l'audio è Vai acceso. Antonio, tutto bene, No, sentiamo bene. tutto bene? Ti sentiamo, ti sentiamo, ti sentiamo. Perfetto. Allora, abbiamo iniziato questo percorso di studio dei libri di Mazzetti, Il Pensionato Furioso del 2003 e dare di più ai padri per far avere di più ai figli del 2013. E questi libri di Mazzetti rovesciano il senso comune che si è creato in questi ultimi 30 anni, da quando si è iniziato a smantellare il sistema pensionistico, e con determinazione, punto su punto, smantella tutti i luoghi comuni che ci hanno accompagnato in questi anni. Luoghi comuni che non vedono nel pensionato una persona attiva, un soggetto attivo nel processo economico del paese, ma uno spreco di risorse che viene e che potrebbe essere più utilmente destinato ai giovani. E uno spreco di risorse come nel suo complesso lo Stato sociale per la politica attuale. Lo Stato sociale che meglio può essere sostituito da servizi privatizzati a pagamento, che anche qui assieme a questi servizi possono essere meglio sostituiti insomma, un sostegno, accompagnati magari da un sostegno pietoso ai poveri, uno stato in cui il lavoro e la vita hanno perso ogni dignità. Volevamo parlare di questo in un possibile incontro relativo alla decrescita, quando abbiamo incontrato Paolo Cacciari a un incontro a Venezia, e da cosa nasce cosa è venuta fuori questa proposta molto più impegnativa di incontro sul marxismo e la decrescita. E speriamo che possa essere un utile avvio di una discussione un punto di riferimento per discussioni future. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e grazie di cuore a tutti. Passo la parola a Paolo Cacciari. Allora. Sei in ritardo. Pronto, mi sentite? Sì, bene. Speriamo di sì. Sì, ti sentiamo bene. Ok, grazie al gruppo dei pensionati critici di Mestre per questa
per questa iniziativa che si inserisce nel percorso di preparazione. Che si inserisce nel percorso di preparazione di una tre giorni, di un incontro di tre giorni che verrà, si svolgerà il 7, l'8 e il 9 settembre a Venezia presso l'Università di Architettura di Venezia, dal titolo Decrescita se non ora quando, dall'illusione della crescita verde ad una democrazia della terra. Questo incontro che viene a 10 anni dalla conferenza internazionale della decrescita che facemmo sempre a Venezia non poteva non diciamo prevedere al proprio interno, ed è la proposta che facciamo qui oggi, un tavolo di lavoro, un workshop, chiamiamolo come vogliamo, un laboratorio sul diciamo così sull'ecosocialismo, insomma, cioè sul rapporto tra il pensiero della decrescita, che è sicuramente diciamo uno tra i pensieri più radicali, più antagonisti oggi in campo ecologico, insomma, soprattutto, ma non solo in campo ecologico, e il pensiero ecomarxista e le pratiche ecosocialiste. Quindi con oggi io ringrazio non solo il gruppo dei pensionati critici di Mestre, ma anche ovviamente tutti i relatori che hanno accettato di essere qui con noi in gran parte virtualmente. Il venerdì 17 non poteva che portare qualche sfiga ed è stato lo sciopero generale dei trasporti, quindi anche quelli che avrebbero voluto venire in presenza non ce l'hanno fatta. Abbiamo qui con noi solo Michele Cangiani in carne ed ossa. E ringrazio tutti dicendo subito una cosa, insomma, che oggi la proposta che vi faccio, che vi fa il gruppo organizzatore di questa conferenza di settembre a Venezia, che sono molti e non perdo neanche il tempo a dirvi chi sono, ma comunque ci sono anche, diciamo, c'è il patrocinio di tre università, Architettura, Ca' Foscari e Università di Udine. La proposta, l'invito che faccio a tutti i relatori, non solo, è di avviare oggi un tavolo di lavoro. Già ci avete, e vi ringrazio, fatto avere dei documenti che sono che abbiamo messo nel sito che è www.venezia2022.it. Già dei documenti, diciamo, degli articoli, degli interventi e così via, per avviare un dibattito oggi che poi vorremmo appunto concludere durante quelle tre giornate, organizzando dal vivo un confronto. Il tema, ci rendiamo conto, è molto grande, insomma, perché è un tema che ha attraversato gran parte del Novecento, ed è quello appunto del rapporto tra ecologia e società, insomma, e modi di produzione, per usare dei termini marxiani, modi di produzione, gli impatti che i modi di produzione capitalistici hanno nella società e nella natura e nell'ambiente naturale. Ed è un nodo, io penso, ma ci direte voi, ampiamente ancora da indagare e ampiamente da praticare, cioè il pensiero, diciamo, ecologista, anche quello più
profondo, più radicale, che è rappresentato dal pensiero della decrescita, e anche, diciamo, il pensiero marxista e socialista più antagonista, ancora non hanno trovato dei punti, a mio modo di vedere, ma adesso ci direte voi, dei punti di incontro, dei punti di, diciamo, di sinergia per moltiplicare le rispettive forze e le rispettive capacità di incidenza nelle assetti di potere e nelle strutture economiche della società di oggi. Finisco per dire che ovviamente a settembre i tavoli sono molti, non me li ricordo, ve li potete trovare, ma quello a cui noi teniamo molto a settembre è quella del tentare la intersezionalità, come dicono le femministe oggi, cioè vedere le relazioni che incorrono tra le varie questioni aperte. Per cui, per dire, li ricordo solo i tavoli che sono già aperti di lavoro, come speriamo possa aprirsi oggi questo su marxismi e decrescita, sono quelli ovviamente che riguardano la guerra e il pensiero non violento, sono quelli che riguardano, lo dico a memoria, a caso, insomma, senza quello che riguarda la biologia, che riguarda l'agroecologia, sono quelli che riguardano il lavoro, che riguardano anche gli aspetti del pensiero filosofico, della decrescita e dei pensieri anche non occidentalocentrici ed eurocentrici, dal punto di vista appunto delle cosmologie che regolano e guidano, diciamo, il pensiero moderno. Me ne sto dimenticando alcuni. Uno importantissimo che sta sviluppandosi è questo sulla riconcettualizzazione dell'idea della comunità, no? Ci sono delle parole che sono molto di moda e molto, molto d'uso comune, che hanno bisogno invece di essere, e credo che questo sulla comunità, su cui ci sta aiutando anche Aldo Bonomi, Mancini e tanti altri, sia molto vicino al tema che oggi dovete affrontare, insomma, quello, diciamo, dell'ecocomunismo, dell'ecosocialismo, insomma. Ecco, quindi ci sono tanti altri temi su cui noi speriamo a settembre poi di confluire per darci, per riuscire a ricostruire un quadro di riferimento, una, come si dice adesso, insomma, un orizzonte che sia all'altezza della sfida che la crisi multisistemica, multidimensionale che investe, una crisi di civiltà e di senso che investe il capitalismo, la società attuale, ha bisogno, all'altezza di dare delle risposte a queste. Quindi non tanto risposte settoriali, insomma, ma tentare di avere una risposta che mobiliti il cuore, oltre che le menti, della popolazione, delle popolazioni, del 99%, come dicevano quelli di Occupy Wall Street, della popolazione della Terra. Ecco, ho finito e vi ringrazio. Ecco, allora metto il timer per me, e se il timer non dovesse funzionare, Antonio, fra 10 minuti mi interrompi, perché non sono molto abituato a usare neanche il timer. Allora, mi è stato chiesto di fare il coordinatore di questo incontro oggi per motivi di anzianità, in militanza nel marxismo e poi nella decrescita, che sono ormai quasi 20 anni.
ma penso in realtà che più di un coordinatore ci sarebbe bisogno di un connettore oppure di un facilitatore, se volete mettere, tra fronti che hanno avuto un po' di difficoltà di comunicazione, almeno sul piano ufficiale, sul piano complessivo, perché poi ci sono sempre stati gli approcci eretici, gli approcci fuori delle righe che hanno contaminato e anche hanno contaminato la decrista italiana. Esempi li farò dopo di marxisti critici che hanno influito nello sviluppo anche del movimento della decrista, oltre che dell'ecologia, ci sono anche importanti. Però penso che per facilitare la comunicazione tra questi due fronti, chiamiamole così, bisogna sgomberare il campo da uno degli ostacoli principali che potrebbero rendere difficile ogni comunicazione. È un vecchio fantasma che si presenta, che è quello che si può chiamare riduzionismo quantitativo. È già stato operante nel marxismo sovietico, sappiamo bene i risultati, il privilegiamento della quantità dei beni da produrre, della ricchezza da distribuire, dopo aver discusso per un sacco di tempo sulle dinamiche quantitative della formazione dei valori, non è stato molto felice quell'esperimento, quel tipo di sviluppi. E non dovremmo intendere oggi la decrescita come sul piano quantitativo, perché non è così. Non è così, ad esempio, nel caso della decrescita italiana, anche a livello internazionale ormai. Non ho frequentato molte conferenze internazionali, ma diverse, era cruciale questa intersecazione di ambiti, di problematiche che investivano in gran parte anche le dinamiche di potere, di dominio, le relazioni sociali. E questo pericolo di riduzione quantitativa potrebbe, cioè, ridurre la decrescita a una pura riduzione dei beni di consumo. E può essere anche un pericolo maggiore oggi con i problemi dell'emergenza ambientale così drammatica, che imporrebbero subito appunto misure drastiche che fanno, nel senso di riduzione quantitativa, che fanno magari rendono perplessi molte persone. E comunque, scusate, qualcuno mi sta chiamando proprio adesso e non è possibile. È mia figlia che non so cosa voglia dirmi, ma adesso sistemiamo subito. Il tuo tempo va avanti comunque. Sì, va bene. E allora dicevo che sì, troviamo sia nella decrescita italiana che anche nel movimento marxista gli elementi che tengono presente quello che dobbiamo avere di in mente, la critica delle relazioni sociali alienanti, manipolate, dissipative, e la costruzione al posto di questi tipi di relazioni indotte in gran parte dal modo di produzione capitalistico, del sistema della crescita incessante, monetaria incessante, trasformare progressivamente verso altre forme di relazioni, come sappiamo tutti e come siamo tutti d'accordo su questo aspetto qui. Allora, ci sono molti elementi di Marx, ma non voglio rubare il lavoro ai relatori, e ci sarà altri, Marino, che parleranno del contributo di Marx. E io voglio appunto ricordarvi solo quei 3-4 filoni del marxismo critico del Novecento, che tra l'altro hanno influenzato profondamente anche la mia ricerca, e sono presenti, direi tutti, in maniera di... nel movimento italiano della decrescita, fin dalla sua costituzione. Eravamo al periodo della Costituzione della decrescita, agli inizi eravamo al Parco dell'Ecos Promonte, e io stesso ho richiamato tutti i temi che poi richiamerò anche oggi, mi ripeto, mi scuso con gli amici della decrescita, però, e trovando buone rispondenze, soprattutto da Marco De Rio, che è un gran caro amico, però anche chi, come Mauro Bonaiuti, era molto attento alle dinamiche quantitative sul piano della biosfera, però non disgiungeva mai i suoi discorsi dal collegamento con le economie solidali, eccetera, eccetera. Economie solidali, correlazioni della critica del tecnologismo, delle pratiche quantitative. E allora, riguardo ai contributi, vorrei partire direttamente dal consigliarismo. È che c'entra con la decrescita, direte. Sì, c'entra, perché a partire dal consigliarismo, che conoscete già, sia tra di noi, magari per i giovani che magari vedranno o assisteranno all'incontro online, forse qualcosa andrebbe detto. Il consigliarismo si ispira alla Comune di Parigi, è un movimento di autogestione e di autogoverno,
orientato allo sviluppo di una democrazia diretta di base e che va applicato alla realtà produttiva e anche politica, alle fabbriche e ai partiti. Tanto c'è, è una critica del partito, anche critica, c'è un profondo scontro tra fazioni del marxismo, del comunismo, su quale non è importante sottolineare. La cosa importante è che questo movimento di consigliarismo, ne ha fatto parte la Luxemburg, ne ha fatto parte il giovane Gramsci, si riafferma negli anni 60 e rinasce e si diffonde in Europa, in Italia, in Francia, e contamina anche le concezioni, tra l'altro Cornelius Castoriadis, non so, è un greco, che era un consigliarista, sviluppa un tema delle pratiche istituenti che è molto caro e che riceve uno sviluppo abbastanza significativo nell'ambito della decrescita e anche nel mio pensiero, questo io c'entro ben poco, ma... E, da ricordare però che prima di Cornelius Castoriadis c'era anche stato Georges Lapassade e alla base c'è Jean-Paul Sartre, altri marxisti, che avevano riportato il concetto di pratiche istituenti ancora al luogo della produzione, alle imprese, alle organizzazioni produttive, alle relazioni sociali. Qual è in sostanza il tema di questo processo, di queste pratiche istituenti? È un processo aperto, mai finito, vale. Però nella costruzione di istituzioni sociali, di dinamiche collettive, di costruzione di significato, eccetera, è importante perché mette in discussione, come il consigliarismo, la reificazione, per usare un termine di Marx, o la cristallizzazione dell'organizzazione sociale, e pone appunto l'accento sull'autonomia, l'autodeterminazione degli individui. Tra l'altro Maria Turchetto, non so se ci offende, ma potrebbe essere fatta rientrare anche lei in questo con Gianfranco La Grassa, quando denunciavano la separazione tra direzione e esecuzione. Comunque, direi di passare un secondo contributo, perché il tempo va velocissimo, che è quello del tardo Marcuse. Tardo Marcuse per certi aspetti, comunque è quello dell'uomo nella dimensione, in cui critica l'operativismo tecnocratico, è quello del saggio sulla liberazione a fine degli anni 60, mentre l'uomo nella dimensione è all'inizio, e in cui, e questo è importante, si auspica una reintegrazione della tecnica e dell'arte. L'arte come dimensione estetica, la dimensione estetica come dimensione che deve interessare la sensibilità, il senso. E c'è l'esempio del tagliere, che nelle culture contadine aveva due facce, una dipinta con dei fiori, altri motivi, e l'altra serviva per tagliare. Sempre nella cultura umana tradizionale, prima del capitalismo, c'era questa congiunzione di estetica, del bello e della funzione. Che il capitalismo, per esempio, di potenza, di questa critica è importante. Anche in Iris, non so quanto Iris abbia contaminato Marcuse o viceversa, però è importante che rientri anche questo, deve rientrare, lo faccio presente molte volte, in quel bagaglio della decrescita, perché serve proprio a criticare di questa congiunzione fondamentale. E un terzo filone, vado di corsa, è importante, quello che prende corpo in, che anche lui si ispira a Sartre, in larga parte è un marxista che si muove sempre nel fronte della difesa dell'autonomia dei singoli di fronte agli apparati e alle macchine, e la difesa della dignità, dell'autonomia dei singoli anche rispetto a concetti di classe. Ma lui resta un marxista fino all'osso, quindi non un marxista, resta fedele allo spirito di Marx, che è adattare quelli che sono i valori di difesa dell'individuo, della sua autonomia, a quelli che sono i contesti mutevoli. Il contesto mutevole che influisce nella produzione di Gorz è quello dell'economia terziaria, dell'economia di servizi. Lui infatti fa un libro che è La metamorfosi del lavoro, dove riscopre le possibilità emancipative, lo farà per tutta la sua tarda età, ipotesi emancipative che ci possono essere di francamento dell'economia edificata e anche dell'economia monetizzata. È vero che Gorz, come la Ville, sosterranno anche il discorso del reddito, però saranno sempre attenti, lo diranno fino alla fine, che bisogna stare attenti appunto che nel reddito monetario c'è anche una mancanza di autonomia, può esserci una mancanza di autonomia, è una dimensione necessaria ma che bisogna superare, perché ci deve essere uno sviluppo. C'erano delle belle parole di Lavilli, che adesso non mi ricordo neanche, ma è lo sviluppo non solo dell'autonomia, ma anche dell'integrazione sociale autoregolata, che avviene attraverso lo sviluppo delle attività. Attività di relazioni sociali, ma anche di cura, anche di lavoro, eccetera, eccetera.
La cosa importante di questo aspetto, poi, delle riflessioni di Gorz e anche di Laville, adesso io non vi cito, Laville è importante per scrivere l'economia solidale. E Gorz, oltre al metamorfo del lavoro, fa anche un testo molto bello sulla miseria del presente, o le miserie del presente, non ricordo, e la ricchezza del possibile. Se c'è qualche giovane online, consiglio di andare a vedere, perché forse saranno ancora disponibili in italiano. Però questa critica, questa denuncia delle forme monetarie, della monetizzazione, la bocca, e vengono definiti anche monete alternative, con termini propri, poi locali, adesso complementari al capitalismo, al capitalismo direttamente, ma all'economia, al rilancio della crescita economica. In altri casi no, nel senso che dovrebbe essere appunto non monetari, e ci sono tutte le condizioni, va sicuro, per sviluppare oggi con l'informatica e con tutte le esperienze fatte in questi 40 anni, i sistemi, gli strumenti di scambio e credito che svolgono tutte le funzioni della moneta, ma senza essere connotate dalle caratteristiche negative, disfunzioni notevolissime che portano ai disastri che conosciamo noi, dinamiche inflazionistiche, attacchi speculativi, eccetera, eccetera. Allora, il mio coso non ha funzionato, no, manca ancora un minuto, l'ho già sforato. Va bene, comunque io ho chiuso. Io ho già chiuso, non ho neanche sentito, ecco, per fortuna Antonio che c'eri tu. E niente, ho chiuso perché appunto su questo elemento, il nuovo filone, delle monete altre, che c'è anche quello all'interno della decrescita, o non delle monete altre, ancora meglio degli scambi di crediti monetari, mutuali, non monetari, un ulteriore elemento per stabilire connessioni, contatti. E io qua mi taccio e passo la parola a Marino Badiale. Salve, mi sentite? Benissimo. Ok. Io in certi momenti per qualche istante ho perso un attimo Maurizio, spero che questo non succeda al mio intervento. Comunque ho capito il senso e ringrazio Maurizio per la sua introduzione. Ringrazio ovviamente gli organizzatori, Paolo Cacciari, Maurizio e il gruppo dei pensionati critici per averci dato questa occasione molto 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 utile, che penso che sarà molto utile, spero, sia a chi ascolta, ma anche a noi relatori. Allora, io ovviamente sarò molto, molto schematico, ho diviso il mio intervento in tre punti, e dovrebbero, insomma, dovrei riuscire a stare nei tempi previsti, ripeto, in maniera molto, molto schematica, poi eventualmente tutto quanto può essere ovviamente approfondito anche in incontri successivi. I miei tre punti sono: cosa può dare Marx alla decrescita, punto uno; punto due, cosa può dare la decrescita in generale, il movimento ecologista, non tanto a Marx, che poverino, lui la sua vita l'ha fatta e non è più qui con noi, ma cosa può dare la decrescita del movimento ecologista all'anticapitalismo che si ispira a Marx. E il terzo punto, che fondamentalmente è quello che mi sta più a cuore in questa fase, che è tentare di capire in che situazione siamo, qual è la situazione attuale e cosa ha senso provare a fare. Ecco. Allora, cosa può dare Marx alla decrescita? Essenzialmente, con un'unica frase, la cosa fondamentale che può dare Marx alla decrescita è il concetto di modo di produzione capitalistico. Perché la decrescita ovviamente critica la crescita, c'è questa crescita del PIL che è diventata la religione del mondo occidentale, ma direi anche dell'intero mondo ormai, questa religione, questa crescita sta devastando il pianeta e la decrescita
giustamente critica questi aspetti. Scusate, io non vi vedo più, però voi mi sentite? Ci siete? Mi vedete? Ci vediamo e ti sentiamo benissimo. Ok, io no, ho perso la vostra immagine, ma va bene, la ritroverò dopo. E, allora, se vogliamo... appunto, stavo dicendo, la decrescita si pone questo problema che c'è la crescita e che la crescita sta devastando natura e società. Perché c'è la crescita? Allora, Marx e il marxismo, il pensiero marxiano dà, secondo me, quella che è la risposta corretta. C'è la crescita perché la logica del modo di produzione capitalistico è una logica di riproduzione del capitale su scala allargata. Questa logica è studiata a Marx in tutta la sua produzione matura, dai Grundrisse in poi, diciamo essenzialmente, ma per esempio si può trovare il concetto di riproduzione su scala allargata, si trova per esempio nel capitolo 22 del primo libro del Capitale, ma ovviamente è l'intera analisi marxiana del modo di produzione capitalistico che è rilevante in questo contesto. Allora, dato che direi che non è il caso adesso di approfondire su questi temi, perché appunto approfondire vorrebbe dire andare a studiare il primo libro del Capitale, mi limito qui ad una metafora. Cioè, secondo me l'importanza del concetto di modo di produzione capitalistico e in generale poi del concetto di modo di produzione come schema teorico per l'analisi del divenire storico delle società umane, e questo sarebbe ovviamente il guardare le società umane, la storia umana attraverso il prisma attraverso il concetto di realizzazione del modo di produzione, ovviamente quello che normalmente chiamiamo materialismo storico, ma questo adesso lo lasciamo da parte. Dicevo, il guardare le problematiche attuali, le problematiche delle società capitalistiche attraverso la nozione di modo di produzione capitalistico equivale con una metafora. Per me la cosa importante, la cosa che ho sempre sentito fondamentale, è che equivale a mettersi alla distanza giusta da un quadro. Cioè, se tu vai troppo vicino al quadro, vedi un sacco di dettagli e non capisci niente, se vai troppo distante, non vedi più niente, c'è la distanza giusta dalla quale puoi avere una visione complessiva abbastanza dettagliata, anche se non precisissima, del quadro stesso. Ora, effettivamente, questo è una cosa che mi sembra che in certe teorizzazioni decresciste, in generale ecologiste, un po' manca. Perché a volte ci sono analisi molto particolari, molto dettagliate di singoli problemi, che sicuramente sono utili, importanti e indispensabili, ma da sole non bastano. A volte ci sono discussioni molto generali sulla natura umana contrapposta alla natura non umana, eccetera. E questi due aspetti, secondo me, equivalgono ad andare troppo vicino al quadro o ad andare troppo lontano. Il concetto di modo di produzione, essendo appunto l'essere a distanza giusta dal quadro, ti permette di inquadrare, visto che parlando di quadri, va bene il verbo inquadrare, le singole analisi empiriche in un contesto significativo. E d'altra parte, connettere le discussioni più generali sulla natura umana, per esempio, con appunto un quadro, di nuovo la parola quadro, un quadro di riferimento che le tenga ancorate alla realtà sociale storicamente determinata, come suol dire. Ecco, secondo me quello che può dare il pensiero di Marx alla decrescita è questa cosa, questo inquadramento, ormai sono fissato con questa parola, questo inquadramento teorico che equivale al mettersi alla distanza giusta dal quadro. Allora, invece, cosa può dare la decrescita in generale, l'ecologismo al pensiero anticapitalismo di matrice marxiana?
Può dare una cosa molto importante. A volte i marxisti hanno il problema che non riescono, hanno in mano questo strumento molto potente per la comprensione delle dinamiche della società capitalistica, ovviamente, ma a volte non riescono a usarlo per la comprensione delle situazioni storiche specifiche. Allora, se siamo d'accordo sul fatto che oggi una dei temi fondamentali è quello della distruzione ambientale, della incipiente crisi ambientale con la quale ci dobbiamo confrontare, allora siamo d'accordo su questo, e io penso che sia uno dei dati, dei punti di partenza per i quali siamo qui, insomma, o fisicamente o virtualmente, per i quali stiamo discutendo. Se siamo d'accordo su questo, secondo me decrescita e l'ecologismo hanno il merito di dire al marxismo: guardate, qui c'è una delle contraddizioni fondamentali del tempo attuale, qui c'è un nesso fondamentale che va indagato, compreso ed eventualmente poi anche agito, diciamo, nel senso di appunto un tema sul quale poi bisogna cercare anche di intervenire. Quindi l'ecologismo e la decrescita indicano al marxismo una delle contraddizioni, dei problemi, delle tematiche, delle contraddizioni fondamentali del nostro tempo. Per usare una analogia, è solo un'analogia perché in realtà le situazioni ovviamente sono diversissime, le dinamiche sono diversissime, però solo per un'analogia per capire quello che intendo. A fine Ottocento e poi per tutto il Novecento c'è il fenomeno relativamente nuovo dell'imperialismo, dello scontro fra potenze imperialistiche che porta alla Prima Guerra Mondiale e poi delle lotte anticoloniali. Questo è un fenomeno che nasce dalla dinamica del modo di produzione capitalistico, però non è particolarmente indagato in Marx, perché a suo tempo ancora era incipiente, ma non era così, non si era ancora, diciamo, sviluppato compiutamente. C'è questo fenomeno fondamentale, l'imperialismo che porta alla guerra, che poi fa nascere le lotte anticoloniali. I marxisti creativi come Lenin cosa fanno? Usano gli strumenti di Marx per capire questa realtà, per darne prima di tutto una analisi teorica forte, e poi il movimento dopo lì, al tempo di Lenin e anche dopo, il movimento comunista si basa su queste analisi per inserirsi, per collegarsi, per connettersi in qualche modo alle lotte anticoloniali, e secondo me scrive una delle pagine migliori del comunismo storico del Novecento, a mio modesto avviso. Ecco, questa è solo un'analogia, ripeto, però è quello, secondo me, è quello che può darci un suggerimento su quale potrebbe essere un modo proficuo di far interagire marxismo ed ecologia, o marxismo e decrescita. Ripeto, le situazioni sono completamente diverse in realtà, ma è solo, appunto, come analogia penso che possa essere utile. Allora, questi erano i primi due punti che avevo in mente. E in realtà queste cose avrei potuto dirvele anche 15 anni fa. Paolo Cacciari, le cose che ha scritto, ha fatto riferimento appunto al breve saggio che ho scritto assieme a Massimo Montempelli, che poi purtroppo è mancato, circa 15 anni fa, e più o meno abbiamo scritto queste cose che vi ho detto finora. Nel frattempo cosa sta succedendo? Ecco, volevo usare gli ultimi 5 minuti, mi pare di avere, per fare un po', per dire quali secondo me sono alcuni punti fondamentali della situazione attuale. E concluderò con toni molto pessimisti, lo dico subito, ma questo è quello, sono le cose che dirò, sono quelle di cui sono convinto. Però prima volevo dire una cosa
più ottimista e la cosa più ottimista mi sembra che si possa dire è che dal punto di vista dell'analisi teorica, dal punto di vista della comprensione scientifica dei problemi, mi sembra che si possa essere abbastanza ottimisti. Cioè queste tematiche che ho rapidamente sintetizzato, fondamentalmente mi sembra che siano diventate l'oggetto di studi, di lavori, di libri, eccetera, di una corrente, chiamiamola ecomarxista, internazionale, che mi sembra assolutamente valida e che produca cose interessanti. Io ho in mente soprattutto la scuola della cosiddetta metabolic rift, la frattura metabolica, che è un'espressione che prendono da Marx, che è appunto la scuola di Bellamy Foster, Burkett, anche del... non è stato tradotto molto, mi sembra, in italiano, ma c'è un libro recente di Jan Angus, Antropocene, pubblicato da Asterios. Marino, ancora 2-3 minuti, ma okay. vai. Perfetto. Verso. Poi c'è un altro autore che a me piace molto, che è un giovane svedese, che si chiama Andreas Mann. Quindi l'ecomarxismo come corrente intellettuale internazionale mi sembra assolutamente valido, vivace, che produca cose di grande valore. Un'altra cosa è che anche questa mi sembra molto interessante sul piano più strettamente scientifico, nel senso delle scienze naturali, è che la mia impressione, sono cose che guardo da fuori, cioè io sono uno scienziato ma non sono un matematico, quindi non è questa la mia area di competenza, però guardandole da fuori, cercando di informarmi su quello che succede, mi sembra di capire che una scienza come la climatologia, o in generale le scienze che si occupano dei vari aspetti delle dinamiche del pianeta Terra, stiano convergendo verso una unione che delinea una specie di scienza unitaria del sistema Terra. Questo è inevitabile, per esempio il clima dipende ovviamente dalle dinamiche dell'atmosfera, ma anche degli oceani, ma anche della biosfera, ma anche della crosta terrestre. Ecco, si parla a questo proposito di Earth System Sciences, cioè di scienze del sistema Terra, e mi sembra una dinamica di grandissimo interesse. Si sta cominciando a pensare alla Terra come un sistema dinamico con molte complicazioni, con molte interazioni, ma un sistema dinamico unitario. Quindi dal punto di vista della comprensione delle cose mi sembra che si possa essere ottimisti. Il problema ovviamente è il sempiterno problema del che fare, quello che ovviamente i marxisti hanno sempre questo problema che non si sa, si fanno sempre molte analisi importanti ma non si riesce a passare all'azione. Ecco, io non ho molto da dire su questo, perché secondo me c'è una domanda preliminare da porsi, che è quella veramente a cui facevo allusione, cioè in che situazione siamo. Siamo tutti convinti, credo, che l'attuale sistema socio-economico sia, come si dice, insostenibile. Si parla tanto di sviluppo sostenibile, ma ovviamente lo sviluppo non è sostenibile e la nostra attuale società è insostenibile. Cioè, siamo tutti d'accordo, penso, che se va avanti così, cioè che questo sistema non può continuare, perché sta sbattendo contro i limiti del pianeta. Ecco, allora, la domanda fondamentale è, cioè, se prosegue su questa linea, si arriva a un collasso generalizzato dell'attuale società. La domanda fondamentale è, siamo ancora in tempo per evitare il collasso dell'attuale società? E perché ovviamente questo cambia molto rispetto al che fare, perché rispetto al che fare o ci poniamo nell'ipotesi che possiamo agire per impedire il collasso dell'attuale società, o ci poniamo l'ipotesi che non possiamo più agire per impedire il collasso dell'attuale società, e allora dobbiamo porci il problema del che si fa dentro un collasso generalizzato della società. Ecco, la mia anche questi ovviamente sono temi su cui c'è molta discussione, ci sono molti autori, c'è una scuola francese che si è chiamata
Marino, vai alla conclusione che ti taglio. Sì, sto concludendo. C'è una scuola francese che si chiama la collapsologia, ma è probabilmente un nome anche autoronico. Comunque c'erano molte discussioni su questo. La mia conclusione, la mia ipotesi, la mia convinzione è che ormai siamo in una situazione nella quale non è più possibile evitare il collasso sociale, cioè questa società è indirizzata all'autodistruzione e dobbiamo pensare a questo, il che fare deve essere discusso avendo in mente che questa società collasserà, non so bene in che tempi, non lo so dire, ma entro qualche decennio direi, collasserà in forme assolutamente catastrofiche, insomma, ecco. Va bene, su questo, con questa nota non particolarmente allegra, penso che posso finire qui. Vi ringrazio Grazie. Per l'attenzione e tento di recuperare. Ci sarà la registrazione, ve la allungheremo. Allora, io chiederei a Giovanni di prepararsi. Ok. E io faccio parte, prendo i tempi, sono le 52. Vai Giovanni. Grazie. Io parto, ma bisogna che qualcuno ristabilisca il collegamento video, perché mi dicono che è bloccato dall'organizzatore. Vado, Allora, avvia il mio video, eccoci qua. Allora, credo che le conclusioni di Marino siano quanto mai pertinenti al nostro incontro, perché sostanzialmente è vero ed è innegabile, solo un ingenuo può non riconoscerlo, che noi stiamo andando verso la catastrofe. Di anno in anno noi abbiamo movimenti regressivi che ci portano indietro nel tempo e che ci rendono sempre più impotenti di fronte ai problemi emergenti. E il rischio altissimo è che di qui a qualche anno, non molti credo, la catastrofe inizi seriamente. Già la siccità che ci sta colpendo in questi mesi è un indice di quello che può succedere tra non molto. Però bisogna anche dire, e questo è fondamentale da capire, che in genere le catastrofi sono inevitabili perché necessarie. Perché in qualche modo non è vero che gli esseri umani sono così capaci di plasmare la loro esistenza. Se voi pensate solo a quello che è successo nel corso degli anni 30 in Europa, quando è sopravvenuta la grande crisi che ha travolto tutti i paesi, sfociando nella disoccupazione di massa, nell'incapacità di trovare una via d'uscita, nella Seconda Guerra Mondiale, ci rendiamo conto che è solo perché è sopravvenuto quel disastro che gli esseri umani hanno cominciato ad avere il bisogno di imboccare una strada alternativa. Prima quel bisogno non c'era. Tutti volevano che i problemi fossero risolti, ma nessuno si azzardava ad imboccare una via alternativa. Quel povero Keynes, che in quegli anni ha lavorato strenuamente a recuperare alcuni di quelli che erano stati gli insegnamenti di Marx, anche se lui nascondeva questa componente, si è scontrato con un muro e solo dopo la Seconda Guerra Mondiale le cose sono cambiate così tanto da aprire uno spiraglio per delle politiche come quelle che lui suggeriva ormai da 20 anni. Questo è il punto. Marino poco fa
li chiamava l'essenzialità del concetto di modo di produzione, del modo di produrre. Perché questo concetto è così importante? Perché è la chiave per conoscere il modo in cui noi cerchiamo di trasformare il mondo per adeguarlo ai nostri bisogni. Noi abbiamo fatto il mondo in un modo e per risolvere i problemi che ci stanno investendo, le contraddizioni che ci stanno investendo, dobbiamo imparare a produrre in altro modo, cioè a trasformare il nostro mondo con altre modalità. Per esempio, sento ancora che sulla questione del PIL come misura della ricchezza, il movimento della decrescita ha una qualche confusione. Il PIL non è un prodotto capitalistico come concetto, come comprensione di quello che stiamo facendo. È un concetto keynesiano e serve a quantificare il lavoro erogato non solo capitalisticamente, come avveniva prima di Keynes, ma anche keynesianamente. Dentro al PIL c'è il sistema sanitario nazionale, dentro al PIL c'è il sistema scolastico, dentro al PIL ci sono tutte le forme di intervento sociale e questo pesa sul totale del prodotto per quasi la metà dell'intero ammontare. Allora, questo significa che quando Keynes ha cominciato a dire l'importante è far aumentare il PIL, è perché lui era convinto che il lavoro potesse continuare a crescere e potesse cominciare a crescere in materia diversa da come era cresciuto nei due secoli precedenti, cioè che si potesse cominciare a soddisfare i diritti. Allora, tutta la questione del contrasto alla crescita è molto, molto più complessa e quindi in qualche modo va rivista in maniera approfondita. Secondo aspetto, il concetto di produzione nella quale si affrontano gli aspetti qualitativi del rapporto con la natura e del rapporto con gli altri esseri umani è già in nuce nella categoria più semplice del marxismo. Quando Marx dice il prodotto capitalistico presentandosi come valore, cioè come denaro, è una ricchezza astratta, rinvia al fatto che non tiene conto degli effetti eventualmente distruttivi che scaturiscono dal processo produttivo stesso. Tant'è vero che negli anni 30 gli stessi economisti ortodossi, quelli conservatori, cominciano a scoprire che c'è tutto un mondo, le cosiddette diseconomie esterne, del quale la forma della ricchezza non tiene conto. E anche questo lo si trova coerentemente nel marxismo. Da lì si parte per capire ciò che sbagliamo nei rapporti con la nostra interazione con la natura. Però qui sento spesso fare dei riferimenti a categorie che invece contrastano con le concezioni di Marx, anche in Rifondazione Comunista sento continuamente ripetere che c'è un problema di autonomia della classe operaia. Non lo credo. L'autonomia è esattamente il rapporto che il proprietario privato instaura col mondo. E anche se lo instaura come classe,
non è detto che sia un rapporto coerente e non contraddittorio. In realtà c'è bisogno non di un'autonomia, ma di una forma di cooperazione che vogliamo chiamare socialismo, va bene, vogliamo chiamarlo comunismo, nonostante questa parola spaventi moltitudini, va bene anch'esso. Però non possiamo immaginare che gli individui, così come sono oggi, perché il problema è che noi, per cambiare il mondo, dobbiamo cambiare gli individui. E gli individui oggi non mostrano di voler cambiare, mostrano di voler risultati altri, mostrano di non volersi scontrare con i problemi, ma non dimostrano di essere pronti ad un cambiamento. Basti pensare a quello che è successo dopo la pandemia. Boom! Tutti liberi e dovunque, certi 150.000 persone, partite a pallone con 80.000 persone, turismo di massa, tutto è ricominciato come prima e tutti volevano tornare a fare come facevano prima. Questo non ci stupire. Gli esseri umani non sono capaci di un'autoeducazione, vengono educati dalle contraddizioni. Per questo il percorso è così difficile, così pieno di ostacoli. E per questo sostanzialmente noi abbiamo di fronte un compito immane. E qui mi avvio a concludere. Perché sono diffidente nei confronti, concludo a breve, nei confronti dello slogan della decrescita? Perché secondo me è come molte cose alle quali ci siamo affidati negli ultimi decenni, una sorta di scorciatoia, cioè è un tentativo di rappresentare in forma immediata un processo che passa attraverso una moltitudine di trasformazioni. E non credo nemmeno che la decrescita in sé faccia coerentemente fronte ai problemi che abbiamo, perché in realtà si tratta di riordinare la vita, riordinando la produzione. Questo è il compito che abbiamo di fronte. E se noi cerchiamo formule sintetiche, penso per esempio al reddito di cittadinanza, non come quello che abbiamo fatto in Italia, che è un'indennità di disoccupazione. Se pensiamo ai lavori socialmente utili, sono tutte formule nelle quali si riversa una fede che secondo me è mal riposta. In realtà dobbiamo partire dal fatto che siamo nei guai, come diceva prima Marino, e dobbiamo partire dal fatto che per uscire dai guai dobbiamo imparare ad essere ciò che ancora non sappiamo essere. Grazie. Grazie a te Giovanni, sei stato anche, ma hai chiuso anche prima nei termini. Allora, avresti avuto ancora un paio di minuti. Allora, va bene. Allora passiamo a Marino Ruzzanenti. Sei, ciao Marino. Ciao, sono riuscito a collegarmi. Vai pure. Parto? Parti. Con qualche considerazione, poi chiudimi il tempo. Sì, tra 12 minuti ti avviso e ne avrai altri 3-4. Esatto, benissimo. Allora, premetto che io non sono né un filosofo né un esperto di pensiero marxista. Diciamo che Marx l'ho letto, come vedete, dalla mia età, ma siamo più o meno, credo, un po' di quella generazione. L'ho letto appunto oltre 50 anni fa e come militante politico-sociale. E l'ho riscoperto e per questo recentemente mi sono rimesso a studiare Marx.
L'ho riscoperto grazie a Giorgio Nebbia, che è stato negli ultimi 30 anni è stato il mio grande maestro e mi ha spinto appunto a riprendere questa tematica. Giorgio Nebbia, avevo fatto girare appunto quelle sue note su Marx. Giorgio Nebbia, a differenza del sottoscritto, di tanti credo come noi, Marx l'ha letto anche lui oltre 50 anni fa. Lui era tra l'altro di formazione cattolica, ma col 69, insomma, lì si è avvicinato al marxismo, ha letto Marx, ma l'ha letto già allora dal punto di vista ecologico. Giorgio Nebbia era un merceologo, aveva a che fare quindi con il sistema produttivo, con le merci, e da quel punto di vista ha scoperto che Marx poteva offrire degli insegnamenti molto utili per la critica appunto del sistema economico dominante, in particolare del capitalismo. Allora, in seguito a questo, lo dico anche perché quelle poche cose che vi dico non sono mie, ho letto recentemente questi due testi, uno è questo, non so se riuscite a vederlo appunto. Alzare un po' davanti alla tua faccia, ecco, perfetto. Ecco, uno è questo, che è, sono tutti e due pubblicati in Francia recentemente. E la cosa curiosa appunto che la Francia sta riscoprendo molto questa tematica. Questa è La natura contro il capitale, l'ecologia di Marx nella sua critica incompiuta del capitale. È stato pubblicato l'anno scorso. L'altro, un altro testo pur importante, però più interessante è questo, se qualcuno vuole approfondire questi temi glielo consiglio. L'altro è di Henri Penard-Louis, Carlo Marx, pensatore dell'ecologia, pubblicato nel 2018. Questo è particolarmente interessante perché diciamo che questo autore ha utilizzato non solo gli scritti ufficiali pubblicati di Marx, ma ha utilizzato anche, che sono stati resi disponibili recentemente, anche tutte le sue note, tutti i suoi appunti, tutte le sue anche recensioni di studi che ha fatto. Allora, due questioni fondamentali ho imparato. Uno, appunto, questa idea di Marx fin dall'inizio, fino dai manoscritti economici filosofici del 44, l'idea appunto di costruire una teoria che fosse fondata su un umanesimo naturalista, ma nel contempo su un naturalismo umanista, ovvero su una dialettica tra appunto natura e uomo e umanità. L'altra questione fondamentale su cui lavora molto questo ultimo autore è la questione del metabolismo. Il fatto che Marx, appunto, che veniva da studi filosofici, poi passa agli studi economici, come sappiamo, e poi però, mentre affronta gli studi economici, si dedica moltissimo alla scienza della natura, in particolare tutto lo studio di Liebig, da cui apprende queste idee del metabolismo. Anche se forse Liebig non l'aveva inventato lui questo termine, però ha lavorato molto, cioè sul metabolismo, in particolare in questo caso tra natura e uomo. E nel metabolismo tra natura e uomo, appunto, grazie agli studi fatti su Liebig, Marx percepisce e teorizza che questo metabolismo, questo rapporto, se vogliamo, comunque complesso tra natura e uomo, questo rapporto dialettico essenziale anche per la sopravvivenza o per la riproduzione, diciamo, dell'umanità, questo rapporto molto difficile viene però messo profondamente in crisi appunto dal sistema capitalistico. In particolare dal fatto che tutto, sia il lavoro umano che le merci, appunto, vengono ridotte a valore e a valore monetario.
e proprio questo in qualche modo fa sì che irrimediabilmente vada a compromettere il rapporto tra uomo e natura. Questo sul piano teorico, ovviamente non abbiamo il tempo per approfondire, però mi pare in queste le due questioni essenziali. Voglio solo aggiungere, se ho ancora qualche minuto di tempo, che questa intuizione, se vogliamo, di Marx, perché ovviamente non ha tempo per svilupparla fino in fondo, per questo dice che è una teoria incompiuta, appunto, Saito, è una teoria incompiuta, ma è sufficiente per affermare che il sistema capitalistico è strutturalmente, per sua natura, incapace di costruire un rapporto, diciamo, positivo tra uomo e natura, ma anzi inevitabilmente deteriora questo rapporto, lo carica di inevitabile distruttività. Chiaramente Marx non aveva presente la crisi ecologica, noi però, grazie appunto anche al lavoro che ha fatto personaggi come Nebbia, possiamo dire che la teoria di Marx è stata ampiamente dimostrata nella sua fondatezza. Sta di fatto che Giorgio Nebbia appunto quei lavori li faceva, lo studio di Marx l'ha sviluppato i primi anni 70. Nel 72 Giorgio Nebbia capisce che questa economia, se non fa i conti con l'ecologia, è destinata a distruggere le basi stesse della vita umana e della stessa economia. Sono passati 50 anni e ovviamente 50 anni dominati dal sistema capitalistico, la dimostrazione della palissiana che non funziona, il sistema non funziona. Concludo. Mi state hai ancora 10 minuti qua, cioè, insomma, ancora aspetta, ancora così tanto tempo. No, ma hai cominciato alle 5:05, quindi 6:08, ancora 7 minuti, sei a metà, quindi puoi continuare. Vabbè, insomma. No, allora volevo appunto dicevo che questi 50 anni io e Pierpaolo Poggi abbiamo pubblicato due anni fa un libro, appunto, La primavera ecologica, Mon Amour, Industria e Ambiente 50 anni dopo, che parte proprio dalla quella che chiamava Giorgio Nebbia la primavera ecologica. In questi 50 anni le cose non sono andate per il verso giusto, ma anzi si sono ampiamente aggravate, come sappiamo, insomma, è inutile che ce lo diciamo fra di noi. Quindi questa è la dimostrazione in sostanza che il capitalismo è incapace, e questo è un punto fondamentale. Aggiungo subito anche, sono d'accordo con quello che diceva Paolo Cacciari, aggiungo subito anche che non è sufficiente, come dire, magari ci riuscissimo, ma non è sufficiente superare il capitalismo per garantire che quel rapporto, tra quel metabolismo virtuoso tra umano e natura, tra umani e natura, si ricostituisca. Non è sicuramente garantito. Quel rapporto è comunque un rapporto complesso, un rapporto dialettico difficile da gestire per l'umanità. Certamente col sistema capitalistico non ne usciamo, ma anche superando il sistema capitalistico, non per questo, quel tipo di rapporto l'abbiamo, siamo in grado di ricostruirlo in modo tale, appunto, come dicevo, da garantire una vita sana sia alla natura, ma una vita sana anche alla futura umanità, una vita, diciamo, pacificata tra natura e economia umana. In questo senso, allora, mi permetto di fare una piccola pubblicità, se mi perdonate, perché Giorgio Nebbia non si è limitato a scoprire quelle cose che dicevo, a cui accennavo prima, di Marx rispetto all'ecologia. Giorgio Nebbia ha cercato di lavorarci su quella contraddizione. Beh, se Marx ci dice che l'economia capitalistica non può riconciliarsi con la natura e quindi con l'ecologia, bisogna mettersi al lavoro per cercare invece di riconciliare questi due poli, diciamo,
che il capitalismo li determina come poli opposti, ostili e carichi di distruttività. E Giorgio Nebbia, a partire dal 72, nel 72 lui, credo lo sappiate, impone nella facoltà di economia, impone, diciamo, all'idea di creare nella facoltà di economia di Bari un corso di ecologia. È il primo corso di ecologia in una facoltà di economia, io credo sicuramente nazionale, ma forse europea, perché fino a quell'epoca l'ecologia era una scienza, diciamo, una branca delle scienze umane, era appannaggio dei biologi, insomma, i grandi ecologisti precedenti, infatti, come sapete, erano biologi. Lui dice no, bisogna portare l'ecologia in una facoltà di economia e fa una prolusione nel 72 straordinaria, che pubblico in questo libro, in buona parte in questo libro, adesso vi faccio vedere, facciamo un po' di pubblicità. Questo è appena uscito, è fresco di stampa, è uscito proprio pochi giorni fa. Giorgio Nebbia, precursore della decrescita, il sottotitolo è appunto "L'ecologia comanda l'economia", perché lui in quella prolusione spiega che l'economia, che è governata dal valore di scambio, dai valori monetari, non è in grado di gestire appunto il rapporto, un corretto rapporto con la natura, cioè di gestire e di governare gli input dalla natura, di risorse, energie, dalla natura e l'economia, e gli output dall'economia alla natura, in termini molto spesso appunto di scarti, di cose che il mercato ritiene non più utili e che butta appunto in ambiente, come scarti, come rifiuti, come inquinamento. L'economia, i calcoli monetari formali dell'economia non sono in grado di farsi carico di questa, che è la realtà vera del metabolismo tra natura e umanità, tra natura ed economia. E allora bisogna fare questo lavoro, e lui fa quel lavoro lì, dal 72 si mette al lavoro e nel 2002 finalmente pubblica una cosa che io ritengo straordinaria, di grandissimo interesse per noi, perché questa è la vera rivoluzione che noi dobbiamo cercare di in qualche modo affermare. Lui nel 2002 pubblica un calcolo del prodotto interno materiale lordo dell'Italia, riferito al 2000. Cosa vuol dire prodotto interno materiale lordo? Vuol dire appunto un calcolo qualitativo e quantitativo degli input, cioè di quanto in termini di materia e di energia il sistema economico ha prelevato la natura in quell'anno e di quanto ne ha buttato nella natura in termini appunto di scarti e di inquinanti. È un lavoro, io ritengo, straordinario. È un'intuizione, non è un'intuizione, è un lavoro scientifico, quello di Giorgio Nebbia, una strada che io credo vada ripresa, perché cosa dimostra? Vuol dimostrare Giorgio Nebbia? In 50 anni l'economia di mercato ci ha raccontato che si faceva carico dell'ecologia, del vincolo ecologico, lo sviluppo, il famoso sviluppo sostenibile, la green economy, tutte le balle che ci ha raccontato in questi 50 anni. In realtà è stato un totale fallimento. Il problema è rovesciare, occorre una sorta di rovesciare, di rivoluzione copernicana, rovesciare i due termini. Non è l'economia che può farsi carico dell'ecologia, non può, ma allora deve essere l'ecologia a includere l'economia, è l'economia che va inclusa nell'ecologia, è l'ecologia che deve comandare l'economia. E quindi quel lavoro pionieristico di Giorgio Nebbia, a mio parere, sarebbe molto, perché Giorgio Nebbia dice: ma noi lo possiamo fare non solo per il prodotto interno lordo nazionale, ma lo possiamo fare per qualsiasi materia, lo possiamo fare per qualsiasi settore produttivo, lo possiamo fare per un'azienda, lo possiamo fare per una merce, cosa che lui ha fatto, tra l'altro, tutto il suo lavoro sulle merci aveva proprio questo carattere. Ecco, a me pare che la lezione di Giorgio Nebbia sia di grande utilità anche per noi e anche per il dibattito che vogliamo fare appunto in sede di convegno, di conferenza della decrescita. Mi fermo, credo.
Grazie, sei perfettamente puntuale, 15 minuti precisi. Grazie anche a voi che mi avete ascoltato, grazie tanto. No, intervento molto interessante. Allora adesso passiamo alla Maria Turchetto. Sono le 5:21, vai. Spero che mi sentiate. Sì, bene. Bene. Allora, io pensavo di dover fare una relazione più lunga dei 15 minuti, ma l'amplierò eventualmente in altri incontri che faremo su questi temi. Il succo di quello che cercherò brevemente di comunicarvi è la mia insoddisfazione per la connotazione estremamente generica che oggi mi sembra avere l'impegno ambientalista. Non sto parlando dell'ecomarxismo, diciamo così, teorico che ha prodotto degli studi seri, sto parlando proprio dei movimenti, diciamo così. E l'altra cosa che vorrei dire è un po' sulla linea di quello che ha detto Marino Badiale, il contributo che può dare la teoria di Marx a uno sguardo più acuto e più specifico su questo problema. Ecco appunto la mia insoddisfazione per il fatto che negli ultimi anni la sensibilità per i problemi ambientali da un lato si è diffusa, però secondo me si è diffusa anche troppo, se posso dirlo, cioè è diventata quasi un luogo comune, un'ideologia quasi obbligatoria. Tutti sono per la salvaguardia dell'ambiente, un po' come tutti sono per la pace, ma sappiamo bene quanto siano spesso queste posizioni foglie di fico, se non vere e proprie falsità. Non c'è produzione, non c'è prodotto che non si presenti come ecosostenibile. Come dicevo appunto, l'ecologismo in questa sua diffusione, a volte un po' sospetta, è diventato qualcosa di terribilmente generico. Da questo punto di vista vorrei proporre una breve e assolutamente schematica periodizzazione dell'impegno, diciamo così, ambientalista. Gli anni 70 si sono caratterizzati, secondo me, per una decisa connotazione di classe delle preoccupazioni ambientali. Mi riferisco alla mobilitazione per la salute in fabbrica, alla denuncia delle patologie legate all'inquinamento industriale, quindi mi riferisco anche certamente ai lavori di Giorgio Nebbia, che io ho sempre molto apprezzato. Si trattava dunque di una denuncia del capitalismo industriale. Gli anni 80 e 90 invece hanno visto una specie di ottimismo tecnologico legato alla prima fase di introduzione delle tecnologie legate all'informatica e all'elettronica. Ottimismo è quasi dir poco perché c'era una vera e propria euforia, purtroppo condivisa anche da alcuni settori della sinistra a questo proposito, cioè alle nuove tecnologie, a queste nuove tecnologie informatiche elettroniche veniva riconosciuta la capacità di risolvere i problemi ambientali. Venivano presentate come pulite, energy saving, si parlava di società post-industriale, si parlava di piccolo e bello, si parlava di produzione immateriale. Si parlava più in generale di trapasso da una old economy grossa e puzzolente a una new economy impalpabile e distribuita sul territorio. Valle, io lo sostenevo già allora, ma 3 anni fa sono passata in treno davanti agli stabilimenti della Apple in Cina e la vostra Marghera in confronto, come dicono qui in Toscana, è una giacchettata, cioè fa ridere rispetto alla immensità di questi stabilimenti, altro che piccolo e bello. Bene, il terzo millennio invece ha rappresentato questa fase di diffusione di una coscienza ecologica che da un lato è apprezzabile, ma dall'altro lato, come dicevo, mi sembra a volte troppo generica, per la ragione fondamentale che per lo più prescinde
dai rapporti sociali, per ridurre la questione a rapporti tra soggetto e oggetto, cioè tra il soggettone umanità e l'oggettone natura. È l'umanità che sfrutta la natura fin dai tempi del Neolitico, non solo oggi, oppure come un rapporto tra il soggettino consumatore individuale e l'oggettino che è il prodotto, la singola merce. Ecco, per cui il fatto che io sia una fumatrice fa di me un'inquinatrice al pari di una raffineria. Ecco, queste non sono semplicemente ingenuità. Dietro a queste ingenuità ci sono matrici ben precise. Da un lato l'individualismo metodologico della teoria neoclassica quanto al nesso soggettino-oggettino, come l'ho definito, e dall'altro lato la teoria classica, invece l'economia, teoria dell'economia classica, quanto al nesso soggettone-oggettone, come l'ho definito, questo nesso che non le permette di individuare i rapporti sociali nell'ambito della produzione. Ecco, questa che ho così molto schematicamente riassunto non è altro che la critica di Marx contenuta nell'introduzione del 1857 ed è una critica decisiva. La do qui per scontata, ecco, la critica di Marx è proprio una critica agli economisti classici in cui dice c'è una specie di sillogismo degli economisti per cui c'è la produzione che è un rapporto tra uomo e natura, poi c'è la distribuzione che è un rapporto sociale, poi c'è lo scambio che è un rapporto sociale e poi c'è il consumo che esaurisce questo ciclo come rapporto appunto tra il soggetto consumatore e l'oggetto che soddisfa il suo bisogno. Quello che dice Marx è per l'appunto in questo modo non si vedono i rapporti di produzione e da questa critica, è proprio da questa critica che deriva quella nozione che sia Paolo Cacciari che Marino Badiale hanno evocato, che è quella decisiva nozione di modo di produzione. Ecco, come si sa, non solo per Marx la produzione mette in campo rapporti sociali storicamente specifici e non un generico nesso tra umanità e natura, ma i rapporti di produzione determinano in ultima istanza le caratteristiche appunto di un modo di produzione, cioè di un tipo di società. Ora, il cuore di un modo di produzione, dunque di un tipo di società storicamente specifico, è rappresentato dalle modalità con cui la classe dominante si appropria del plus prodotto. E anche qui Marx ha veramente molto da insegnarci, perché l'appropriazione di plus prodotto da parte l'appropriazione di plus prodotto che avviene nel modo di produzione capitalistico avviene nella produzione come appropriazione di plus lavoro attraverso i metodi del plus valore relativo. Secondo me, appunto, questa scoperta del plus valore relativo, chiamiamola così, rappresenta forse il cuore dell'opera di Marx. E i capitoli del primo libro del Capitale dedicati ai metodi del plusvalore relativo sono dei capitoli formidabili, direi tuttora insuperati. Insuperati perché danno conto di come questa specifica modalità di appropriazione del plus prodotto conferisce alla produzione capitalistica caratteristiche storicamente inedite, e cioè l'industrialismo, cioè l'essere macchinofattura, non più manifattura, la produzione su larghissima scala, perché le economie di scala sono essenziali nella produzione mediante macchine, e la produzione destinata al consumo di masse.
come diceva Schumpeter, il capitalismo non produce calze per regine, ma non perché abbia a cuore i bisogni dei poveri o del ceto medio, semplicemente perché è abbassando appunto il valore attraverso l'aumento della produttività nei settori che producono beni di consumo di massa che è possibile avere un aumento del plusvalore relativo. Quindi è proprio il plusvalore relativo che dà conto di queste caratteristiche che sono l'industrialismo, la produzione su larghissima scala e la produzione destinata al consumo di massa. Ecco, in altre parole, l'analisi di Marx dà conto del fatto che la produzione capitalistica non è e non sarà mai ecocompatibile. La logica del plusvalore relativo spinge inesorabilmente verso insediamenti industriali giganteschi e inquinanti, spinge inesorabilmente verso un eccesso di produzione, verso un'accumulazione che non è solo un'accumulazione di valore o un'accumulazione monetaria, ma è anche e soprattutto un'accumulazione di cose, di prodotti e di scarti. Ecco, la necessità di realizzare plusvalore porta poi a altri fenomeni come la saturazione dei mercati, che non è soltanto un problema di circolazione, per l'appunto, è anche una saturazione di oggetti. Di questo devo dire che Giorgio Nebbia era veramente davvero consapevole. Quindi una saturazione di oggetti a un loro rimpiazzo con mercati di sostituzione, a mercati di sostituzione creati non solo con la pratica dell'obsolescenza programmata, ma anche con misure, oggi come oggi, anche con misure apparentemente ecologiche, come, per fare un esempio, la sostituzione delle auto a benzina con auto elettriche. Ecco, il capitalismo in questo senso non è solo un'immane raccolta di merci, ma direi che è anche una immane raccolta di rifiuti. Da questo punto di vista non è che il capitalismo ci porta verso la catastrofe. Per dirla con Rosa Luxemburg, il capitalismo è la catastrofe. E concludo con una nota un po' dolente, anch'io è molto difficile essere ottimisti su questi temi. La mia nota dolente riguarda il fatto che il capitalismo è fortissimo. Il capitalismo non si toglierà di mezzo da solo. Il capitalismo è addirittura capace di sfruttare perfino l'emergenza ambientale a favore della sua inesauribile sete di accumulazione, di crescita insensata. Ecco, spero che riproporre l'analisi di Marx in questi nuovi termini serva almeno a chiarire che l'emergenza ambientale non è data dall'umanità. L'emergenza ambientale è il capitalismo, non l'uomo o l'umanità, né una vecchia generazione che non ha ancora pensato, che non ha pensato a suo tempo al futuro dei giovani, come spesso viene proposta questa questione. L'emergenza ambientale è il capitalismo, e purtroppo battere il capitalismo è difficilissimo, ma per rovesciare quello che diceva in qualche modo Marx nelle tesi su Feuerbach, finora appunto i filosofi hanno cercato di capire il mondo, ora si tratta di cambiarlo. Ecco, io ora direi che se cerchiamo con questi strumenti di capire il mondo, forse è un momento necessario prima di porci nell'ordine di idee di cambiarlo. Io ho già finito. Sì, Maria, brava anche te, e sei stata anche, hai risparmiato qualche minuto. Michele, sei pronto? Michele Cangiani?
è dalla, in sala, lì, quindi deve sedersi davanti al computer. Bisogna attivare il microfono, Antonio. Te lo attivo io. Attiva il microfono, Michele, non si sente. Ecco, adesso ci siamo, va bene. Ci siamo, e allora Michele, lascio a te la parola, i 15 minuti soliti. Il problema è veramente grande e complesso. Io, per rischiare di non arrivare alla conclusione, la dico subito, e cioè l'ecologia, se vogliamo, quindi anche la decrescita, qualunque significato si voglia dare a questa parola, e il problema di Marx e del marxismo sono tutti aspetti del problema che ci troviamo di fronte oggi, delle possibilità che possiamo avere di risolvere la nostra situazione attuale, sono tutto questo che sono essenziali l'uno per l'altro, cioè reciprocamente. Questa sarebbe la conclusione. Molto per quanto riguarda Michele, una storia molto lunga. Michele, scusa, volevo chiedere una cosa a Antonio, perché se sento male a scatti il 30-40% io non lo sento, non so gli altri se è un problema mio o se è un problema vostro. Avete la possibilità di controllare? È un problema anche mio. Anche io sento molto male. Allora, il problema è la maestre. Il problema è la maestre, e dovete controllare la connessione. Se avete un hotspot tipo un cellulare, dovete cambiare posizione. No, Maurizio, il problema è che a me, io non sono sul cellulare, sono sul computer, è che risulta che da Mestre c'è poca banda. Difatti. La Mestre c'è, poi quello che gli dicevo, di fatti, che a Mestre c'è poca banda, non hanno segnale di spostare il cellulare, perché loro probabilmente non hanno la linea fissa a Mestre, hanno un cellulare che fa da hotspot. Capito, allora sì. Allora, Antonio, prova a vedere se riuscite, perché va via veramente il 30-40% dell'intervento. Oppure spegnete il video a Mestre. Ah, Mestre, spegnete il video, Michele. Allora fatti spegnere il video da Antonio e forse così va meglio. Eccola. Adesso ho spento il video. Adesso. Però allora provate, diciamo che cominci da adesso, Michele, perché prima non sentiva niente. Mi sente bene adesso? Meglio. 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 Beh, va bene. Sì. Eccoci qua. No, niente, dicevo, va bene, non importa, io va bene che si senta soprattutto, no? Beh, magari parlerò un po' più forte qui. Allora, parto dal problema ecologico, decrescita, cioè sono due cose che sono assolutamente necessarie entrambe, questo è quello che io credo, e che si completano, sono complementari, indispensabili l'una per l'altra. Ecco, questo, allora, io poi parlerò essenzialmente, accennerò a Marx, soprattutto, ricordando semplicemente riguardo quando, ieri 16
giugno era il 50° anniversario del rapporto uscito dal convegno di Stoccolma del 1970 anni. Sono passati anche, è passato anche metà del tempo dal 2015 in cui si è prospettato per il 2030 la soluzione dei problemi, è già passato metà del tempo e stiamo sempre peggio, invece che sempre meglio. Cioè, questo ci deve far pensare a quale possono essere le cause profonde di questa nostra situazione, Marx sia essenziale. Allora, quale Marx? Marxismi ce ne sono stati tanti, interpretazioni di Marx innumerevoli, ci sono tante interpretazioni che sono come paradossali, nel senso che sono mappe che sono più oscure e più vaste del territorio, ma comunque ci sono anche delle cose interessanti e l'interpretazione, cioè l'importanza e la radicalità del pensiero di Marx è dimostrato dal fatto che ci si può continuare ad attingere ritrovando nuovi aspetti e reinterpretandolo di volta in volta a seconda della situazione storica in cui ci si trova. In questa situazione storica nostra oggi abbiamo anche la possibilità di vedere come il pensiero di Marx possa ben combinarsi con alcuni degli sviluppi più interessanti nella scienza e nella scienza sociale in particolare, cioè per esempio la teoria dei sistemi e la cibernetica, gli sviluppi della ricerca antropologica sulle diverse società e anche certe teorie di economisti eterodossi, cosiddetti istituzionalisti, che in qualche modo possono consentire di reinterpretare anche Marx da nuovi punti di vista. Ecco, allora, qual è, per esempio, dal punto di vista antropologico, che cosa possiamo dire? Beh, ci sono gli studi si sono concentrati sul fatto che sembra che alcune società del passato di cui rimangono tracce siano improvvisamente sparite per qualche misteriosa ragione. Per esempio la società Maya del Centro America, oppure la famosa Isola di Pasqua, un grande campo di ricerca. Ma perché sono spariti? Perché sono spariti? Allora, ecco, da un punto di vista di Marx, si potrebbe dire, avevano una organizzazione sociale, una forma di società, che non era capace di affrontare i problemi nuovi che si potevano presentare, oppure i problemi che il suo stesso funzionamento produceva. Questo ci porta anche all'idea del problema della deriva entropica in cui sembra che la nostra società si sia messa. Che cosa significa l'entropia da un punto di vista dell'informazione? Significa che non sappiamo conoscere, interpretare e anche assumere tutte le informazioni che servono e utilizzarle per poter risolvere i nostri problemi. E è come se un organismo che non riesce più a rigenerarsi e a risolvere i propri problemi è destinato a morire. E questo è purtroppo la condizione in cui tende a trovarsi questa società. E la cosa interessante è il paradosso che Marx ci aiuta a mettere in rilievo, è che nel mondo moderno c'è la possibilità di renderci conto che la società è qualcosa che noi stessi facciamo e quindi è nostra stessa responsabilità. È onore e onere di affrontare il problema della nostra società. E questo in una maniera totalmente appunto laica e moderna. Max Weber ha seguito anche lui una strada di questo genere, parlando di razionalità moderna, cioè del fatto che non si tratta più di spiegare il mondo mediante dei miti o delle religioni,
ma questo ricordiamo poi le tesi su Feuerbach di Marx, la società, la natura della società o la natura dell'uomo, non c'è una natura dell'uomo, ma la natura dell'uomo è sociale e l'uomo si rigenera continuamente nella storia, organizzandosi in forme sempre nuove. Questa idea della forma della società è essenziale nel pensiero di Marx e ci dice non c'è nessuna regola generale, ma ci sono delle società che di volta in volta trovano un modo di funzionare, un modo che è prima di tutto economico e anche politico, cioè bisogna in qualche maniera andare d'accordo, non ammazzarsi a vicenda e collaborare in un ambiente per poter sopravvivere. Ora, per la teoria appunto anche dei sistemi, questo è molto interessante. A questo punto, quindi, possiamo dire che la società è un sistema fatto di tanti sottosistemi, quello politico, quello economico e così via, e che ha a che fare con un ambiente. E l'ambiente a questo punto per la società che cosa è? Sono gli esseri umani stessi ed è l'ambiente naturale. Ora, quello che Marx nella sua teoria mette in rilievo è che quello che ha di particolare, di unico storicamente la nostra società, è il fatto che sia organizzata in base a qualcosa che appare come naturalmente economico, e cioè il fatto che bisogna fare di più, bisogna fare meglio, bisogna produrre, e in più sull'illusione che l'individuo finalmente modernizzandosi, cioè liberandosi dai crediti religiosi, dall'autorità dei re, dei principi, eccetera, è diventato un individuo libero. È la famosa società civile, no? In cui tutti quanti possono decidere che cosa fare. E Marx dice con un'espressione bellissima: l'individuo si trova di fronte a sé la società, cioè non è più immerso nella società, tanto che pensa automaticamente come la sua cultura vuole che lui pensi, ma si trova di fronte al problema della società. E questo lo porta modernamente, questa è la definizione della modernità per Marx, ma anche se vogliamo per Max Weber, oppure anche per Polanyi, a scoprire la società. Ma questa è una scommessa che può essere mortale, perché mentre prima c'era una comunicazione diretta fra le persone e anche fra le persone e il proprio ambiente, per cui molto sapientemente, per esempio, si riusciva a vivere nei ghiacci polari o nelle foreste e c'era una sapienza per cui si conoscevano le proprietà di tutte le piante della foresta e si era adattati completamente, e questo veniva comunicato e vissuto socialmente dalle comunità, non so, che vivevano in questa società, tutto questo processo è diventato molto più difficile e mediato nel mondo attuale, perché c'è lo sviluppo della scienza, perché c'è un intervento politico, perché siamo tutti dipendenti da tutti senza avere a che fare direttamente uno con l'altro, e poi c'è il problema del fatto che se ci domandiamo da che cosa è veramente costituita la struttura, l'organizzazione di questo sistema sociale in cui viviamo, e questa è l'analisi di Marx che parte dal sistema della merce, dove si scopre che non c'è niente di naturale. Questa è la sua critica dell'economia politica, ma dice che si tratta di un rapporto sociale in cui quello che conta è il fatto di avere qualche cosa che abbia, perché siamo tutti individui e il mercato è il modo in cui comunichiamo uno con l'altro. A questo punto il problema è che quello che è importante è avere del qualcosa che abbia valore
nel mercato. Cioè è una società in cui, qualcuno ha detto, il nesso sociale dal denaro alla fine, no? Ecco, a questo punto bisogna avere sempre più denaro. Il modo per avere sempre più denaro è produrre guadagnandoci. In un sistema di mercato, Marx spiega come si riesce, anche nell'ipotesi stranissima e irreale che ci sia un mercato perfettamente concorrenziale, è possibile ugualmente poter partire da una certa quantità di denaro per arrivare ad averne di più, spendendo questo denaro iniziale per acquistare forza lavoro con la quale è possibile poi ottenere un plus valore, cioè un profitto e così via. Ecco, questo è un sistema terribile e ferreo, nel senso che Marx dice che non c'è una comunicazione diretta fra le persone come tali, ma c'è un rapporto fra gli individui mediato dalle cose. Ora, questo è stato appunto considerato così un'ubbia contro l'alienazione, contro queste cose qua, ma è una cosa molto reale, no, riguarda proprio il modo di funzionamento di questa società. Cioè la merce è plus valore, poi in definitiva, e tutto questo si basa su un modo particolare di esistere del valore, cioè del senso di quello che vale in questa società. Mentre in altre società poteva essere riuscire ad accumulare meriti per poter avere un'altra vita in paradiso, no? Mettiamo, no? Oppure riuscire ad avere prestigio nella tribù, perché si è imparato a risolvere le controversie, a parlare bene, a guidare quando c'è bisogno di guidare il gruppo. Cioè ci sono tante cose che hanno valori. In tutte le società primitive ci sono dei sistemi per giudicare quello che vale e quello che non vale, no? Quindi il prestigio, oppure insomma, in nessuna società si, comunque, qui c'è una cesura netta, e quindi io dissento totalmente, come credo che dissenta anche Marx, ecco, anche altri autori, uno di cui a cui sono particolarmente affezionato, dedito, o costretto, o condannato, che è il Karl Polanyi. Cioè c'è una cesura netta, no? Prima del capitalismo e col capitalismo, con la modernità. Cioè questa cesura è data dal fatto che tendenzialmente l'essenza della nostra società moderna contemporanea, come non è mai successo prima, è il fatto che quello che vale è il denaro. Il valore astratto, no? Il valore, cioè il potere avere qualche cosa che può servire comunque per acquistare qualcos'altro, e comunque la necessità che ognuno ha di avere un reddito monetario, sia salario, rendita o profitto, per poter sopravvivere, perché non c'è altro modo, no? Cioè non è che è questo che Marx, cioè questa parola fantastica, dice: il nudo lavoratore è una creazione moderna. Cioè prima le persone lavoravano perché erano inserite in una comunità, si sapeva che bisogna dividere il lavoro in un certo modo, si conoscevano le ragioni per cui si doveva produrre e lavorare, e così si tirava avanti, ma tutto questo era già predisposto nella cultura in cui ognuno era inculturato, cioè esisteva. Tutto questo esisteva, no? E non solo. Michele, ancora, vai verso la chiusura, ancora un paio di minuti. Vabbè. Sì, va bene, d'accordo, va bene. Beh, cercherò di finire velocissimamente a sto punto, forse, ma l'essenziale è qualche... è una questione molto... Vabbè. Cioè, l'individuo aveva presupposto il suo modo di esistere e la sua possibilità di sussistere. E invece è nella nostra società in cui è tutto aperto, in cui non si sa. Ecco, un'altra cosa che è molto importante, che in questa situazione, qui c'è anche la visione politica lontana di Marx, che rovescia
questa società di individui che finiscono per esistere, lui dice, come carattere maschile, come personaggi sulla scena di un teatro che recitano una parte che è stata scritta da qualcun altro. E questo è il contrario della libertà, è l'illusione liberale della libertà. La libertà invece sarebbe individui che consapevolmente costruiscono la loro realtà interagendo fra di loro, interagendo con l'ambiente, perché senza di questo non si può esistere, fra l'altro, no? Ecco, oltretutto qui ci sarebbe il collegamento con alcuni, e qui non posso addentrarmi ovviamente, con alcuni economisti che anche mi sono molto simpatici nell'ambito dell'economia istituzionalista, per esempio Carl William Kapp, il quale ha fatto una teoria interessantissima sul fatto che il sistema capitalistico non è affatto efficiente, perché la maggior parte dei costi vengono scaricati sull'ambiente e non vengono riconosciuti, per cui è efficiente solo dal punto di vista del profitto, e questa efficienza per il profitto si paga con il degrado dell'ambiente e con la rovina degli esseri umani che sono parte dell'ambiente anche loro dal punto di vista del sistema economico, no? E questo è tremendo. Anche ecco, qui c'è un collegamento molto più diretto fra marxismo ed ecologia con James O'Connor, economista americano, no? Il quale parla della prima e della seconda contraddizione capitalismo, la prima essendo quella che sì, questa tendenza inevitabile alla continua accumulazione del capitale a tutti i costi è un problema che crea a questo inevitabilmente delle crisi, degli arresti, per cui questa è la tendenza a una sovraaccumulazione di capitale, cioè dei profitti che poi non riescono a investirsi con una prospettiva di profitto sufficiente per essere investiti, e questo è la prima contraddizione del capitalismo, diciamo così, secondo Connor. La seconda è che per poter funzionare il capitalismo deve consumare risorse nell'ambiente, anche le risorse delle persone, la salute delle persone, oltre che le risorse naturali, insomma tutte queste cose qua, no? Allora, e questo è qual è il problema? Qui si crea appunto quello che diciamo in cibernetica è un runaway process, no? Cioè invece di risolvere un problema, quello che si fa rende il problema sempre più difficile e sempre più risolvibile. E cioè questo tipo di rapporto che tende ad avere il sistema. Michele, adesso è andata neanche la voce. Però scusate un secondo. Ho finito. Lo impoverisce continuamente, per cui è andata via la voce. Io non ho tagliato, è andata via la voce. Basta, scusate. Va via la voce, lì dovete fare attenzione con gli interventi, perché adesso andava un po' meglio, ma adesso da un po' di tempo si era anche interrotto. Va bene, allora passiamo a Roberto Musacchio. Mi dovete accendere il video voi, perché da che è bloccato da voi. Siamo qua. Siete voi? Musacchio non è qua. Eccomi qua. Ecco. Avete prima chiuso il video, poi. Grazie dell'invito. Io sono Roberto Musacchio, Transform, insomma, però diciamo che mi sono occupato a lungo di queste tematiche in termini di ricerca culturale, ma anche e soprattutto di loro ricadute politiche. Infatti su questo proverò un po' a misurarmi, perché credo che la discussione teorica sia un patrimonio che è andato un po' disperso, e ancora di più è andato disperso la tendenza da parte dei corpi politici a fare questa discussione teorica. Io penso che la discussione sia di fondo, cioè noi siamo in una fase in cui rischiamo che le due classi in lotta, abbracciandosi nella lotta, vedono una sconfitta oramai da tempo, la classe operaia, e però l'approcciarsi di una comune rovina
che ci sta sulla testa, insomma, che sta nella nostra vita quotidiana. È stato già detto, insomma, l'accumulo delle crisi è tali che possiamo tranquillamente parlare di un rischio di barbarie che stiamo vivendo. Ora, è chiaro che quando parliamo di decrescita parliamo di ambiente, parliamo di marxismo e così via, ma poi c'è una specificità di questa questione della decrescita che va affrontata in quanto tale. Cioè l'idea che in qualche modo il terreno dell'abbraccio che poi consegna entrambe le classi in lotta alla barbarie avvenga intorno al tema dello sviluppo. E che dunque bisogna rompere questa concezione, lo sviluppo, dice Latouche, parola tossica, che naturalmente acquisisce una determinata rilevanza dentro il capitalismo, ma che ha una filiazione più antica e che ha segnato una determinata forma della modernità. E quindi noi abbiamo bisogno di ripensare complessivamente, non in termini reazionari, ma al contrario di alternatività, di visioni su quello che possa essere il moderno e il futuro. Questa discussione ha valore tanto più quanto attraversa, dicevo, i corpi vivi. Insomma, io adesso ho visto la bella ricostruzione che ci è stata fornita di bibliografie, cerco di seguire più precisamente quello che ho vissuto anche nelle discussioni di questi corpi. Uno di questi è stato naturalmente il Partito Comunista Italiano. Se devo pensare a un avvio di questa discussione, penso già all'undicesimo congresso, quando, diciamo, tra Ingrao e Amendola c'era una discussione sostanzialmente sul fatto se il Movimento Operaio e il Partito Comunista dovessero essere coloro che favorivano l'avanzamento della modernizzazione anche sostituendosi ai limiti della borghesia, o se al contrario bisognasse cercare diciamo un'alternativa di qualità dello sviluppo, del modello, un'alternativa di modello dello sviluppo. Cioè se l'Italia è un esempio di arretratezza o di modernità. Peraltro io poi nel corso degli anni ho ritrovato anche discussioni interessanti da questo punto di vista, accuse fatte al Partito Comunista di essere una forza, per esempio, ruralista, perché aveva un'idea di sviluppo del Sud più legata all'agricoltura che allo sviluppo industriale, o perché si contrappose per una fase, in meno in parte, alla questione della costruzione delle autostrade e quant'altro. Dovendo essere breve, situo, diciamo, la prima discussione organica che si fa dentro al Partito Comunista intorno a questo seminario che si fa a Frattocchie da parte dell'Istituto Gramsci nel 1971, che dà luogo poi a questo libro quasi oramai introvabile che si chiama Uomo, Natura, Società, Ecologia e Rapporti Sociali. L'introduzione è la prefazione di Franco Ferri, ma insomma l'introduzione di Giovanni Berlinguer, ed è un'introduzione che ha dentro quest'idea del modo alternativo di gestire l'economia e la società da parte del movimento operaio, maggiore complessità, un uso collettivo e giusto della scienza, diciamo un'attenzione complessiva al valore di che cosa si fa economicamente e socialmente. Ci sono molti interventi, sarebbe interessante appunto ripercorrere, ritrovarli, insomma, questo è un lavoro meritorio che fa particolarmente la Fondazione Micheletti a Brescia, che ha raccolto gli scritti, ad esempio, di Giorgio Nebbia e Laura Conti e di Raffaello Misiti. Raffaello Misiti è uno di quelli che scrive dentro questo, che interviene dentro questo convegno. Voglio però citare in particolare una personalità che non è stata citata fino adesso, che è quella di Giuseppe Prestipino, che ci ha lasciato da poco, avrebbe compiuto 100 anni adesso, che fa una relazione molto interessante a questo convegno, in cui cerca varie parti di Marx che possono avere appigli fondamentali per leggere la questione ecologica, e in particolare c'ha due punti che considero di grande interesse. Il punto sulla questione dell'alienazione, in cui dice l'alienazione che le persone attraverso il lavoro capitalistico hanno rispetto alla propria esistenza è anche un'alienazione nei confronti della natura. E poi fa una previsione fondamentale per capire l'oggi, e cioè che
non è più solo la natura morta che entra dentro il ciclo capitalistico e rappresentando la parte viva, il lavoro delle persone, ma oramai in prospettiva ci sarebbe stato un inserimento dentro i meccanismi di accumulazione capitalistica dei viventi, della natura viva in quanto tale. Se pensiamo a quello che si sta verificando da ormai da tempo attraverso la mercificazione dei principali cicli naturali e ambientali, ci rendiamo conto di questa previsione quanto fosse importante. Limitrofamente a questo convegno noi possiamo trovare i contributi di personalità che hanno rappresentato un punto importante nella discussione del Partito Comunista. Di Giorgio Nebbia ci ha parlato Marino Luzzanenti. Giorgio era presente a questo convegno su uomo, natura e società, in particolare sugli aspetti dell'acqua in quel momento, ma naturalmente la sua visione merceologica, le caratteristiche di cui parlava Marino Luzzanenti. Laura Conchi, che come Giorgio, come Prestipino, come altri che ho potuto conoscere e imparare da loro, è quella che inserisce di più elementi importanti come quelli del rapporto con il malthusianesimo, la questione demografica e anche con la questione dell'agricoltura, ad esempio, considerando l'agricoltura prima ancora dello sviluppo industriale, lo sviluppo dell'agricoltura come elemento propedeutico alla stanzialità della specie umana, diciamo il primo punto di rottura di fondo entropica degli equilibri ambientali, insomma, la capacità straordinaria di riprodursi che si determina con l'agricoltura e l'alterazione del suolo, di questa parte fondamentale della biosfera che è rappresentata dal suolo, che avviene con l'agricoltura via massiva. Sono di quegli anni anche momenti importanti come l'Eliseo, il tema dell'austerità e del che cosa come chi produrre, chi che cosa e come produrre, per chi produrre. Enrico Berlinguer, ragionamento che sta come sempre su un crinale, insomma, da una parte questa necessità di affrontare e di trovare risposte profondamente innovative alla crisi energetica che c'era in quegli anni, nel 73, mettendo al centro le domande di fondo, e dall'altra invece poi un approccio che accompagnava diciamo una prima inversione delle scelte in senso moderato rispetto alla rottura che era maturata nel paese nel 68-69 dell'avanzamento della classe operaia. Mi sentite? Sì, perché io non ho nessun ritorno. Bene, ti sentiamo molto bene, nitido. Perfetto. Grazie, grazie. Poi abbiamo una fase importante, vado per scaloni naturalmente, che è quella della discussione intorno al nucleare, a cui io ho partecipato, e che fu una, credo, straordinaria discussione di massa, in cui centinaia, direi migliaia di incontri, nel momento in cui ci fu la presentazione di emendamenti contro il nucleare che entrò dentro il dibattito congressuale del Partito Comunista, che fece una discussione di fondo su terminologie anche complicate che potevano essere, come dire, il carattere del rapporto tra l'energia e l'economia e la società, terminologie anche complicate, le tecnologie che si arroccano, i rischi stocastici e così via. Poi ci fu il 20° congresso del Partito Comunista che cercò di motivare con occhietto lo scioglimento del partito in nome delle nuove contraddizioni della nostra epoca, così era l'incipit del congresso, e che non casualmente trovò praticamente l'insieme del gruppo ambientalista, io ero responsabile nazionale della commissione ambiente del partito, contrari. Erano contrari Giorgio Nebbia, Laura Conti. Ho ritrovato, grazie appunto alla Fondazione Micheletti, poi sono andato a trovarmelo sull'Unità, che fortunatamente è stata digitalizzata, un intervento sulla tribuna congressuale, era il gennaio del 1991, che feci io insieme a Laura Conti, Massimo Serafini e Schettini,
che credo fossimo membri del gruppo dirigente, per questo facemmo l'intervento insieme, che si titolava "Perché non possiamo, perché ci diciamo ambientalisti e comunisti", e che era contro la svolta di Occhetto, cercando di rintrecciare il rapporto della critica dei meccanismi del modello di produzione capitalistica con un intreccio forte rispetto alla questione ecologica, e quindi non diciamo con un uso strumentale come fu quello dell'occhettismo dell'ecologia, ma invece al contrario, provando a fare un vero processo di rifondazione comunista, perché così si chiamava la risoluzione che avevamo firmato. E vengo dunque proprio a Rifondazione, gli anni che io ho vissuto, che mi hanno visto continuare a fare responsabile ambiente in quel partito. Credo che sia stato l'unico partito che ha discusso direttamente del termine decrescita nel proprio organismo dirigente, in un comitato politico nazionale. Ora, Paolo Cacciari dispone di alcuni materiali che vorrei riuscisse a trovare il modo di socializzare, anche se sono solamente cartacei, di una federazione, non mi ricordo quale, che ha raccolto tutti i materiali che pubblicammo intorno a quella discussione, che fu intensa, perché parlavamo in termini non approssimati del gioco delle parole, che cosa significa decrescita rispetto a sviluppo, recessione, rispetto diciamo alle terminologie che poi hanno significanza, insomma. Ricordo che scrivemmo su Liberazione, che purtroppo non è digitalizzata, io, ma per esempio con una polemica anche con Brancaccio, credo che scrisse Alfonso Gianni, Patrizia Sentinelli, non so se Paolo stesso, insomma mi ha detto che sono circa 140 pagine fotocopiate e quindi sarebbe utile in farlo. Contemporaneamente noi alimentammo una discussione diciamo culturale anche con quello che avevamo a disposizione, cioè Liberazione, che per una fase ospita l'inserto capitalismo natura socialismo, che era diciamo la versione italiana del lavoro di James O'Connor, grazie a Giovanna Ricoveri e Rina Gagliardi che ci lavoravano, ospitando diciamo molta della riflessione anche intorno alla seconda contraddizione che è stata prima riferita. Ma si aprì direttamente una discussione sulla decrescita, e cioè sulla decrescita come alternativa allo sviluppo, come luogo dell'abbraccio tra le due classi in lotta. Ho ritrovato oggi, riguardando in preparazione di questo incontro, questa pagina di un inserto che facemmo dopo Capitalismo, Natura, Socialismo, che si chiamava L'insostenibile. Era volutamente il nome insostenibile, perché volevamo dire che l'ambientalismo doveva essere insostenibile, e non diciamo la ricerca della sostenibilità capitalistica come poi fu. E questo per esempio è una cosa che ho curato io, c'era l'insostenibile sostenibilità dello sviluppo, il gioco di parole, ed era una conversazione che ho curato io con Giorgio Nibbia, Carla Ravaioli e Serge Latouche. Purtroppo Giorgio e Carla non ci sono più, Serge ancora sì, per fortuna, e Latouche fa una anche polemica diretta, cioè dicendo, parliamoci chiaro, anche nel movimento alter globalista io ho difficoltà a introdurmi a parlare e a rivendicare i termini della decrescita. Essendo noi, diciamo, impegnati a fondo nel movimento alter globalista o contro la globalizzazione, ed essendo questo uno dei primi movimenti che andava in contrapposizione a ciò che era dominante sullo sviluppo, non per condizionarla, ma per contestarne fino in fondo la natura, questa critica di Latouche era particolarmente significativa. Ricordo che lo invitammo, lo feci io, a un dibattito alla Festa Nazionale di Liberazione che fece con Fausto Bertinotti, condotto da Rita Armenti. Poi c'era un'altra cosa che curò Franco Russo, che era una discussione, ma la natura è matrigna, e qui chiamo in causa il mio amico Paolo, perché era una discussione tra Paolo Cacciari, Giorgio Nibbia e Laura Marchetti, anche per dire che insomma affrontavamo questi temi. Siamo sui 15 minuti, ancora un paio di minuti. Perfetto, finisco. Per dire che noi abbiamo avuto un corpo a corpo con l'ecologia dello sviluppo sostenibile, cercando di orientarlo diversamente. C'era un elemento di limite allo sviluppo, che era alla crescita, che era quello che veniva da Kyoto, ma poi ha vinto l'ecologia di mercato.
con tutte le cose che conseguono, e cioè al fatto che la mercificazione è diventata l'elemento dominante. Qui voglio solamente dire che noi abbiamo adesso due punti nuovi, perché allora dicemmo molto, non bisogna più crescere sulle questioni materiali, ma possiamo crescere sulle questioni immateriali, la comunicazione, eccetera, eccetera. E io penso invece che adesso noi siamo di fronte a due elementi nuovi. Uno, che la crescita enorme della digitalizzazione e della conoscenza è tutta in mano al capitalismo e a quelli che Petrella giustamente chiama i dominanti, con effetti terribili, dalla finanza al controllo dei brevetti a quello che succede quando scoppiano le guerre. Secondo, che noi rischiamo di avere una rottura della globalizzazione per vie geopolitiche, che rischia di accumulare tutti i casini della globalizzazione a quelli della sua rottura geopolitica neoatlantica, le cose che viviamo giorno per giorno. Credo che dunque dobbiamo veramente avere un paradigma diverso. Alcune cose vengono avanti, penso a quanto ha lavorato la società della cura, fatto solo per titoli, e o anche quanto viene dagli Stati Uniti, cito l'ultimo libro, Planet to Win, che riguarda questo Green New Deal, l'ecosocialismo come nuovo terreno di ricerca. Certo è che corpi organizzati che si muovono in questa direzione, in questa fase, fanno fatica ad esserci, e questo è un grande problema. Grazie moltissimo. Grazie Roberto, e allora io direi che abbiamo chiuso la sessione dei relatori e che possiamo fare un giro di domande. E abbiamo pochi presenti online oltre ai relatori, perché si era detto di parlare prima i partecipanti online, però se credete possiamo passare prima al ciclo di Mestre e fare un giro di domande, visto che però Mestre lì c'è Antonio, che avete una connessione, ma c'è connessione, c'è lo spot, quello che non dà, e va via spesso la voce, si sente il 30-40%, a volte va bene, senza immagine va meglio. Molto meglio, perché non avete qua è sufficiente da trasmettere, non so. Allora, ditemi, passiamo direttamente allo studio di Mestre, siete d'accordo, al circolo? E senti chi ha da fuori delle domande? Allora, Gianni Codino e dopo Aldo Bastasi del gruppo Pensionati Critici. Allora, vi prego di stare sui due minuti, massimo tre, due minuti sarebbe meglio, e di rivolgere anche, cioè di dire anche a chi sono rivolte le domande, magari, oppure in generale, non so, a tutti i relatori. Allora, una confessione e una domanda. Parla. Allora, la confessione è questa: sto facendo il trasloco terrorizzato da 300 libri che ho io, 300 libri che aveva mia moglie, da 300 mobili, da 300 piatti, da 300 bicchieri, che non so come smaltire. Cioè, buttare via libri per me è una da morire. Volevo comunicarvelo. Spero che non vi capiti di fare trasloghi, perché è un dramma, è un dramma. La domanda invece è questa. Il video, perché non si sente quasi niente. La domanda invece è questa. Il capitalismo mi ha pagato lo stipendio e mi paga la pensione. Senza capitalismo, chi mi paga? Ecco, vorrei una risposta. Puoi dire il tuo nome, per favore, scusa. Gianni Codino. Gianni Codino. Aldo. Posso? Sì. Vai Aldo. Allora, buonasera a tutti. Diciamo che la giornata è stata veramente interessante, dato anche oltre a quelle nostre aspettative, soprattutto nella discussione che abbiamo fatto. In due minuti dirò quello che posso. Prima di tutto, noi come pensionati critici abbiamo trovato questo termine dopo diverse discussioni, per critici, perché comunque
Adesso il problema è di capire come pensionati e in come si entra all'interno di tutte le cose che oggi abbiamo. Perché come pensionati veramente ci sentiamo messi un po' all'angolo. Il libro di Mazzetti, Pensionato Furioso, dare di più i padri per dare più i figli, ci ha immesso all'interno di quella che è la nostra realtà. Perché il pensionato, chiaramente, che fa fatica quando a fine mese va a tirare la pensione, si sente anche in difficoltà perché dicono sei mantenuto. Invece, cosa succede? Come pensionati, non come pensionati, ma come pensione, l'oggetto del contendere entra a far parte, come ci dice Mazzetti, non solo, che noi facciamo parte dell'economia paese e non siamo fuori da questo. Pertanto, direttamente o indirettamente, quando noi spendiamo la nostra pensione o il salario, entriamo a far parte di quella che è la circolazione sia monetaria che diciamo di questo, non prendiamo coscienza del fenomeno e ci sentiamo evidentemente messi da parte. Il fatto che noi, quando come pensionati, come salariati, il nostro salario e la nostra pensione fa circolare quelle merci che resterebbero inattive, riproduciamo la società, chiaramente, in quelle cose che abbiamo detto oggi, cerchiamo proprio perché le stiamo e diventiamo attivi, perché stiamo, riproduciamo anche noi all'interno della nostra pensione questa società che vogliamo cambiare. Allora, se prendiamo coscienza che siamo all'interno di questo fenomeno e addirittura prendiamo atto di questo, la questione diventa diversa. Perché allora il problema della crescita, che facciamo parte anche noi, perché la crescita si sviluppa, si viene realizzata, altrimenti non è crescita. Rimane invenduta nei magazzini, come dice Marx. A questo punto noi diciamo che la capacità di entrare a far parte della crescita, mettiamo in discussione anche la decrescita. Perché allora noi in questa maniera pretendiamo che i nostri consumi, le nostre cose, vengano fatte all'interno di questa, diciamo così, economia circolare e diventiamo protagonisti di questo. Vuol dire che come pensionati oggi ci accorgiamo che tutte le cose fanno parte del nostro modo di vivere e per farle vivere ancora di più dobbiamo prendere coscienza di questo fenomeno in maniera che i cinque vecchietti, come si è detto a Paolo Cacciari, diventano vecchietti che romperia magari scatola a qualcuno. Ecco, io la metterei in questa maniera. Vi ringrazio. Bravo Aldo, sei stato presente. Io ho Agnello De Padova che ha chiesto di intervenire. Sì, mi sentite? Sì, vai. Vi chiedo scusa, ma io sono in macchina, quindi può darsi che ci sia qualche problema. Comunque sarò sinteticissimo e vorrei porre una questione. Ringrazio intanto tutti i relatori, molti dei quali sicuramente proverò a ricontattare nel percorso verso Venezia per incrociare alcuni degli altri tavoli presenti con questo tavolo che spero continuerà a essere produttivo, in particolare il tavolo uscita di emergenza. Però devo dire che in questa prima serata, ripeto, spero che ce ne saranno altre, mi è sembrato che manchi una consapevolezza, e cioè la consapevolezza di quanta decrescita, perché dalla nostra analisi viene fuori che una realtà come quella italiana, per rientrare nei limiti biofisici, dovrebbe ridurre le sue produzioni, i suoi consumi, o i suoi utilizzi anche, se non vogliamo chiamarli consumi, di materia, di energia e quant'altro, all'incirca del 50-70%. Ora, una dimensione di riduzione di questo genere pone, secondo me, in maniera cruciale la necessità di riflettere sul fatto che ciò che va salvato, di ciò che produciamo e che utilizziamo e consumiamo, non può essere prevalentemente ciò che nel sistema attuale, e per quel poco che ne conosco del pensiero di Marx, era riconducibile al mondo della produzione, ma invece essere collegato a quello che tradizionalmente si considera il mondo della riproduzione della cura. Cioè ciò che noi dovremo produrre e consumare per rientrare nei limiti e tenere i livelli di benessere attuali, se non migliorarli,
è ciò che ha a che fare con l'ambito della cura e della riproduzione prevalentemente, mettendo quindi in secondo piano ciò che è oggi la riproduzione. Ecco, questo capovolgimento. È andato via l'audio, Nello, non ti si sente più. Ho perso io la linea. Mi sentite? No, l'abbiamo persa tutti. L'abbiamo persa tutti. No, Nello, abbiamo perso. Comunque la domanda era la stessa che volevo porre anch'io e vedo che anche Mestre ha perso la connessione. Il circolo di Mestre non è connesso. Ci siamo, eh. Però allora, ecco, adesso ci siete, c'era un altro con la telecamera. Nello, mi dispiace, sei in grado di connetterti per chiudere o non ti si sentiva più l'ultima parte? Dicevo, credo che siamo entrati in una galleria, quindi credo che sia passato quasi tutto, eccetto appunto la considerazione finale, cioè che certo, dovendo ridurre così globalmente gran parte delle produzioni attuali, quelle che fanno parte delle attività produttive, dovranno essere del tutto eliminate, mentre dovranno essere salvaguardate quelle che oggi chiamiamo attività riproduttive di cura. Questo capovolgimento dei rapporti fra attività produttive e attività riproduttive di cura credo che sia una questione che vada analizzata più profondamente con il pensiero di Marx, cosa che in questa prima serata non mi è sembrato accadere. E per questo spero che ci possano essere altri momenti in cui, se si ritiene, queste riflessioni possano avere più ampio. Grazie. Grazie Nello. Allora chiedo di nuovo Antonio, però Antonio, io vedo una connessione, ah no, questo è Paolo Scroccaro che vuole entrare, no? Torno a Mestre chiedendo se c'è qualche, Antonio, se c'è qualche domanda, l'aggiungiamo perché finora ne abbiamo tre. Direi di andare avanti con le repliche di relatori a questo punto, se non ci sono domande da Mario Sassi che via Facebook prendeva nota. No, nessuna online. Benissimo, allora possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti allora con un giro di spot. Allora, possiamo ripetere la sequenza, così andiamo comunque in ordine, però qui bisogna andare un po' veloci. Oppure chi vuole prenotarsi tra i relatori, ditemi come preferite procedere, è un po' difficile deciderlo adesso, ma insomma. Provo a dire una cosa io, Marino, intanto. Va bene, vai. Rapidissimo. La prima questione è se scompare il capitalismo, lo stipendio, eccetera, e la pensione, purtroppo o per fortuna, il capitalismo non scomparirà, il problema non avremo il problema da porci. Quindi stiamo tutti tranquilli, continuiamo così. Questo adesso è una battuta, se vogliamo. Però la questione importante è quella posta da Nello. È verissimo quello che dice. Per rientrare diciamo in un equilibrio con quello che la natura è in grado di darci, e soprattutto in equilibrio rispetto a quello che dobbiamo salvaguardare del patrimonio naturale, la decrescita deve essere davvero importante e violenta. Ricordo solo che il Giorgio Nebbia nel 72 elaborò un bellissimo documento in vista della conferenza di Stoccolma che lui andò a rappresentare per conto del Vaticano, e in quel documento parlava appunto di continenza. Ovviamente la continenza era un termine, se volete, ambiguo, perché la usava anche Paolo VI per il controllo delle nascite. Lui la usava invece, la riprendeva per rilanciarla, nel senso di continenza dei consumi, e diceva: dobbiamo ridurre i consumi a quelli essenziali, necessari appunto per la riproduzione, e eliminare tutto il superfluo. Lo diceva 50 anni fa.
ovviamente il problema qual è? Il problema, come dicevo, il problema è rendere sempre esplicito cosa vuol dire appunto consumare, qual è il peso di una merce, il peso ecologico di una merce, appunto quel lavoro straordinario che ha cercato di fare Giorgio Nevio per 50 anni. E quello è l'elemento decisivo e su quello Marx ha detto delle cose importanti. Io l'ho solo accennato, tutte le riflessioni di Marx sul metabolismo, cercherò di scriverci ecco qualcosa, quindi lo farò girare, che è fondamentale. Il metabolismo che appunto per Liebiger, il metabolismo lo studiava Liebig in relazione appunto all'agricoltura e alla modernizzazione dell'agricoltura, il rapporto appunto tra l'agricoltura e la fertilità naturale dei suoli. E che Marx invece riprende appunto in termini di metabolismo nel rapporto uomo-natura. E poi l'altra cosa essenziale di Marx è quando dice che qual è la differenza del modo di produzione capitalista. Il modo di produzione capitalista non propone una produzione e dei consumi in funzione dei bisogni reali degli umani, ma semplicemente in funzione della valorizzazione del capitale, una valorizzazione che ovviamente è infinita e a quel punto sgancia totalmente la produzione dai bisogni reali degli umani, proprio dei modi di produzione precapitalisti, insomma. Il servo della gleba lavorava la terra in funzione delle sue necessità di sopravvivenza, aveva un rapporto diretto con la terra, insomma, cose banali sto dicendo, ma quindi Marx ha dato un contributo a mio parere nello davvero molto importante anche nello specifico. Ovviamente non abbiamo il tempo poi per dire di più, scusate. Allora io darei la parola a Roberto Musacchio, che l'ha chiesta. E da Mestre, qualcosa anch'io. Ecco, da Mestre, fate presente, da Mestre. Sì. Vado? Vai. Telegrafico. Insomma, le pensioni, i salari, se li sono pagati i lavoratori e le lavoratrici con il loro lavoro. Questa, purtroppo sono sempre di più quelli che invece, pur lavorando, oppure senza trovare lavoro, non hanno né salario adeguato e tantomeno le pensioni, e c'è anche tantissima gente che nel sistema capitalistico non c'è mai arrivata a salari e pensioni, insomma, ecco, questa la terrei come punto di verità, insomma. Come terrei il fatto che la decrescita non è una recessione, fosse così insomma sarebbe facile. In realtà noi veniamo da 2008 ad oggi 14 anni di crisi. Vedevo i dati di quest'anno della Francia, la Francia con uno sviluppo assolutamente rallentato, per non dire una vera e propria recessione, ha aumentato le emissioni di CO2. Cioè, quindi non è che se uno semplicemente produce di meno diminuiscono le emissioni. In questi anni di crisi noi abbiamo avuto una riduzione sistematica dei salari e un aumento sistematico dei profitti. Cioè hanno fatto profitti le banche nella crisi finanziaria, le multinazionali dentro la crisi sanitaria, quelle dei farmaci e adesso quelle delle armi dentro la guerra. Io ho finito la mia contributo con questo tema, cioè noi abbiamo bisogno che questa riflessione teorica sia dentro i corpi di massa e serva alla loro ricostruzione. Dobbiamo ristabilire una relazione, un nesso tra il pensare, l'agire e anche l'efficacia dell'agire. Cioè noi dobbiamo mettere in campo un'altra idea di società che si sostanzia anche economicamente, socialmente, ambientalmente in modi diversi e che ha dentro di sé la consapevolezza che una serie di fattori devono appunto decrescere. Mazzetti raccontava giustamente che il PIL nella visione keynesiana aveva dentro di sé tutta la grande questione dei servizi eccetera eccetera. Ecco, noi dobbiamo inserire dentro una valutazione totalmente diversa anche dallo stesso PIL ciò che noi intendiamo per una società e un'economia, una relazione della cura e che superi la globalizzazione, non perché la rompe, perché si fa la guerra orwelliana, ma perché al contrario si ricostruiscono rapporti territoriali che hanno un senso ambientale. Grazie. Grazie a te Roberto. Allora continuerei con il circolo di Mestre. Mi sembra sentivo una voce prima, penso che fosse dal circolo di Mestre.
Allora Michele Cangiani. Ma c'era una signora che, o forse era la Maria Turchetto, la voce di femminile. Voce sì, femminile. Volevo dire qualcosa. Ma ecco, vai, vai, perché la Maria aveva chiesto prima. Allora passiamo alla Maria e poi a Michele. Sì, sì. Allora, dunque. Mi sentite? Tutto bene? Eccetera? Sì. Benissimo. Allora, volevo dire questo. Io sono stata decenni a occuparmi della teoria di Marx in termini di valore, perché se non si interpreta, se non si capisce questa questione, non si capisce la teoria di Marx in termini di teorie monetarie, eccetera, eccetera. Però mi sembra che stia un po' sfuggendo il fatto che la teoria di Marx, e soprattutto veramente il cuore del primo libro del Capitale, che è l'analisi del plusvalore relativo, fa vedere come la produzione capitalistica sia una produzione di cose, un'immane raccolta di merci è quello che ne viene fuori. E un'immane raccolta di merce è davvero un'immane raccolta di rifiuti. Cioè, per fare un esempio assolutamente banale, finché si costruiscono le automobili in modo cantieristico, uno alla volta, e quante ne venderai? 10 ai giovani ricchi, eccetera, eccetera. E quando però li produci, quando introduci la catena di montaggio, eccetera, eccetera, devi produrre almeno 1000 al giorno, anche di più, e quindi devi spacciare tutte queste automobili, il che per un certo periodo va bene, poi si satura il mercato, e allora cosa fai? L'obsolescenza programmata, e allora inserisci nuovi perché non si possono mica smobilitare tutte queste macchine, catene di montaggio, eccetera, eccetera, che sono state messe per fare la produzione di automobili, allora giù altre automobili, allora giù rottamazioni di automobili. Lo stesso discorso vale assolutamente anche per l'attuale produzione in qualche modo di punta, che è la produzione di computer, eccetera, eccetera. Cioè, quando si dice crescita della, come diceva Roberto Musacchi, crescita della comunicazione immateriale, la comunicazione, anche questa che stiamo facendo ora, non è affatto immateriale, è fatta di un sacco di oggetti, soggetti a una obsolescenza programmata terrificante, i cui rifiuti, va bene, noi cambiamo continuamente computer, semplicemente perché non funziona più il vecchio sistema operativo, telefonini, eccetera, eccetera. Tutto questo però non è immateriale, è fatto di cose che tra l'altro vengono divise nel mondo in quel modo ineguale che è una caratteristica del capitalismo, cioè i paesi ricchi comprano telefonini e computer, i paesi poveri prendono in modo orribile quelli che sono i rifiuti di questi telefonini e computer, che sono fatti di plastica, di metalli, di cose inquinanti di ogni tipo. Ci sono delle discariche in Africa e in India che fanno paura per quanto riguarda. Voglio dire, cominciare a pensare, anche noi marxisti allenati a pensare in termini di teoria del valore, cominciare a pensare quello che ha detto Marx in termini di produzione di cose e quindi di rifiuti, forse è un punto di vista che ci può fare bene e ci può collegare appunto ai problemi ambientali. Fine. Grazie Maria. Allora Michele Cangiani, speriamo che la connessione funzioni. Antonio, ci siete? Bene, no, io ho pochissimo da adesso. Parlare forte. Ah sì, perché sennò non sentite. Sì, sì, sì. Spengo il video. Nessuno vuole vedere Michele Cangiani. Non vogliono vederti. Va bene. Vai Michele, vai.
No, mi pare che siamo venuti fuori anche nelle domande dei problemi essenziali, e anche per riguardo a una cosa enorme che sarebbe tanto da discutere, che cosa si intende per decrescita, che non vuol dire produrre di meno, andare in miseria, buttare via tutto, non far più niente, ridursi con la stessa camicia per tutto l'anno, non so, non vuol dire questo, vorrebbe dire dare diversi fini rispetto a quelli attuali a tutte le attività che le persone fanno, dopo aver avuto la possibilità di stabilire per che cosa vogliono produrre, che cosa gli serve veramente, quali sono veramente i fini che vogliono perseguire e come si fa, e che non ci sia questo rovesciamento assurdo di mezzi e fini, per cui l'economia che dovrebbe essere il mezzo per raggiungere i fini che noi decidiamo, diventa il mezzo che diventa fine e che decide che cosa noi dobbiamo consumare, fare, eccetera. E con uno spreco enorme, cioè è un sistema spaventosamente inefficiente. Cioè, non è vero che questo è il ricatto, questo è il ricatto di un sistema economico che si è autonomizzato. Esatto, me ne grazie. È diventato adesso finito, sì. Brava. No, questa è un'altra voce. Mario AF, chiedo di spegnere l'audio perché trava l'audio adesso. No, vai avanti Michele, no, era un altro... Adesso... Ho finito. Cioè, voglio dire, adesso ho perso il filo. Vabbè, comunque... No, ma ho capito bene, ma continua pure. No, voglio dire... Sì, insomma, voglio dire che si tratta di ristabilire il rapporto giusto fra mezzi e fini, ripensare completamente l'economia, di cosa abbiamo veramente bisogno. Questo ci viene sistematicamente impedito, perché anche le conoscenze, sia l'opinione pubblica, ma anche la conoscenza scientifica, sono totalmente asservite al bisogno della valorizzazione del capitale, che gli diventa sempre più difficile. È una cosa totalmente assurda. E se noi vogliamo riproporre le nostre esigenze, reinserire l'economia nella società, cioè no, farne di nuovo un mezzo per quello di cui abbiamo bisogno, allora a questo punto c'è un sistema che automaticamente reagisce e dice: ma allora si blocca tutto, va tutto a remengo, nessuno avrà più né pensione né stipendio, ci sarà, non si può andare avanti che così. È una specie di doppio legame, no? Non so se, vabbè, insomma, comunque nel senso di psicologia, no? Cioè, no, ecco, o ti va bene così o se no sei morto, perché dipendi da me. Ecco, è vero che adesso, quindi è un compito difficilissimo che ci si presenta. Allora io distinguerei il Marx che ci serve per capire fino in fondo radicalmente come funziona la società e perché abbiamo i problemi che abbiamo, anche dal punto di vista ecologico, umano, eccetera, eccetera, perché tutto l'enorme aumento della produttività, lo sviluppo della scienza non è andato a vantaggio del benessere umano, cioè, potrei continuare, sono così perché ci sono... Ecco, e questo dobbiamo sempre averlo presente per capire fino in fondo come le cose stanno, cioè radicalmente. Dall'altra parte certamente occorrerebbe, dal punto di vista, diciamo, immediato, cercare di percostituire quello che possiamo come simboli, nicchie di alternativa, in cui si mostra concretamente come si può produrre meglio per il benessere di tutti e senza mandare in rovina la nostra società, perché questa rischia di essere una società che finisce come i Maya e come l'isola di Pasqua. No, perché praticamente c'è una incapacità di rispondere alle esigenze. Allora, se riusciamo a precostituire dei piccoli modelli, questo va sempre bene, senza illuderci che questo possa cambiare radicalmente le cose, che forse non potranno mai cambiare, ma insomma, questo qua. Basta.
Allora, io avrei due relatori che non hanno ancora risposto. Si tratta di Marino Madiale e di Mazzetti. Però ora, siccome anch'io mi metto tra i relatori, perché voglio sollevare, cioè voglio rispondere a una questione sollevata poi da Nello, che è molto importante, e nello stesso tempo faccio una domanda a Giovanni Mazzetti da economista. Nello De Padova ha fatto riferimento all'esigenza di staccare l'economia della produzione di merci dalle attività di cura. Però secondo me manca un anello, perché secondo me siamo ancora di fronte a una dicotomia. E secondo me non è tanto tra l'attività di cura, che poi si riducono magari, è una grande cosa oggi, cioè in termini quantitativi è molto ampio come settore, c'è cioè di mezzo quasi tutto il settore statale, come diceva Giovanni. Però non comprende ancora abbastanza, soprattutto non tiene presente un problema, che è quello che sollevava Marino Ruzzanenti e che sollevo anch'io spesso. Quando parliamo di economia di cura, io parlerei piuttosto di economia del prendersi cura, perché nell'economia del prendersi cura vuol dire che si prende cura delle implicazioni complessive e di lungo termine del proprio agire. Ora, che ci sia un'attività di cura che invece sfrutta, eccetera, eccetera, non è che vada molto bene. E su questo concetto, su questa estensione dell'economia del prendersi cura, delle implicazioni complessive di lungo termine del proprio agire, ci metto dentro anche le imprese responsabili. Ci metto dentro anche le imprese responsabili e ci metto all'interno di un patto sociale, che è un patto di costituzione, di costruzione di nuovi sistemi di scambio, di credito mutuale, con però anche, questo è un altro nodo fondamentale che appunto Marino ha sollevato, c'è il problema della misura dei valori economici. Se la contabilità monetaria è fallimentare, ma da un punto di vista strutturale c'è poco da piegarla, ma esprime sempre e solo un potere di disposizione dell'uomo su mezzi, persone, eccetera, eccetera. È un sistema di contabilità del tutto relativo, che non tiene alcun conto delle ricadute ambientali, come è stato rilevato, ma non solo, non ha nessun limite, non ha nessun vincolo, può crescere all'infinito. Si pone all'economia quale essa sia, io parlo per l'economia del prendersi cura, su cui sto lavorando da molto tempo, si pone il problema della misura dei valori economici, che non deve essere intesa in termini metrici. A Marcuse deve essere un concetto che è un po' tradizionale. Prendersi cura della misura vuol dire riconsiderare la misura come un senso dei limiti e dei vincoli. Abbiamo nell'ambito economico un sistema di misura del genere? No, c'è solo in ambito ecologico, tutti i sistemi di contabilità come l'impronta ecologica, però lì c'è un problema che non è trasferibile nell'ambito complesso, che deve tener conto di tutti gli aspetti della realtà sociale, della produzione di valore, da un punto di vista etico e da un punto di vista ambientale. E qua c'è una sfida. Si può rispondere in termini di misura del fluire del tempo, sapendo che però non è un tempo di lavoro, è un tempo che deve tenere presente tempi di generazione, di rigenerazione delle risorse, di consumo, di loro dissipazione, deve tenere conto dei tempi lavorativi. Secondo me sì, perché originariamente il tema del tempo era cruciale nella formazione dei valori economici, che però dico non è più un tempo. Qua ci vuole un'altra rivoluzione copernicana, non è più un tempo di lavoro, è anche un tempo dei costi ambientali delle attività produttive. Però per tornare, mettendo molte cose assieme, ma per tornare alla risposta di Nello, non si può contrapporre economia di cura, ci vuole un salto ulteriore, economia di prendersi cura delle implicazioni complessive, e ci vuole un salto ulteriore che può essere non mercificazione, non monetizzazione, che non ci dice nulla, ma trovare, come diceva Marino Ruzzanenti, un altro sistema di misura che tenga assieme l'ecologia con l'economia. Su nuove basi deve trattarsi di un'altra economia. La domanda a Giovanni era, che chiudo, ho chiuso e faccio la domanda, è: in questa prospettiva come vedresti tu la possibilità di salvaguardare le condizioni di reddito, chiamiamolo come vogliamo, con le condizioni ambientali? Il discorso delle cosiddette monete altre, che il termine moneta altra è improprio, ti soddisfa, ma non nei termini in cui è posto, ma come sistema di misura di conto e di credito diversi da quelli esistenti. Scusa, Maurizio, vorrei,
ti chiederei di poter sono Marino Badiale, ti chiederei di poter intervenire e poi lasciamo l'ultimo intervento a Giovanni, va bene? Perché come ti avevo scritto io avrei un impegno di famiglia fra poco e quindi dovrei lasciare. Faccio solo Giovanni, ti va bene? Ti va bene Giovanni? Va benissimo. Vai Marino. Allora io volevo solo fare un brevissimo intervento perché secondo me è molto importante capire l'ordine di grandezza, ecco, l'ordine di grandezza dei problemi che abbiamo di fronte e cosa ci sta arrivando, l'ordine di grandezza di ciò che ci sta arrivando addosso. Mi è piaciuto molto l'intervento di Nello perché sono d'accordo con quello che dice e anche perché dà dei numeri, cioè ha parlato della riduzione del 50-70%, se non ricordo male, della produzione materiale. Adesso non conta se sia il 50, il 40, il 70, conta l'ordine di grandezza. E chiaramente è una cosa enorme, cioè diminuire, tagliare di queste cifre la produzione materiale in Italia è ovviamente è un compito titanico, insomma. E mi collego a una cosa detta a cui ha accennato rapidamente Giovanni Mazzetti, che ha parlato della siccità, no? del fatto che siamo in mezzo ad una crisi idrica. Allora, per darvi un'idea di quello che potrebbe arrivarci addosso in un modo o nell'altro, allora, questo non è la crisi idrica attuale, la siccità non è una cosa episodica, ma è una cosa prevista di cui si legge in tutti i libri, i testi divulgativi che ho letto sulla climatologia, è una cosa che si legge. Nel senso, i modelli climatici che usano i climatologi per fare le previsioni, quelle che poi si trovano nei rapporti dell'IPCC, sono molto efficaci sulla previsione delle medie globali del sistema climatico, ma fanno più fatica a fare previsioni su zone particolari, tipo sul Sudafrica o sull'Australia o sull'America Latina. Ma quindi queste previsioni sono più incerte. Ma su alcune zone, invece, tutti i modelli sembra che convergono su previsioni concordi. Per esempio, tutti i modelli, quel che ne so, prevedono che l'Artico il riscaldamento, l'anomalia termica, come dicono i climatologi, nella zona artica sarà maggiore di quella media del pianeta. E questo uno dice, vabbè, Maria, a noi non ci importa tanto, ma tutti i modelli, ahimè, prevedono, almeno quelli di cui ho sentito parlare, di cui ho letto nei vari testi, prevedono sostanzialmente per l'area mediterranea un progressivo inaridimento. Questo sembra che sia una cosa, se il cambiamento climatico prosegue come sembra destinato a proseguire, questa sembra una cosa inevitabile. Allora, vuol dire sostanzialmente che l'Italia avrà un clima un po' più simile, o forse molto simile, a quello dell'attuale Nord Africa. Allora, io ho fatto una piccola ricerca, che non è grande ricerca scientifica, ma è sciocca ricerca sul computer da casa, e sono andato a guardarmi le densità di popolazione degli attuali paesi del Nord Africa. Allora, l'ho fatto qualche mese fa, ma penso che questo guardando su Wikipedia, naturalmente, niente di particolarmente profondo. Allora, l'ho fatto qualche mese fa, ma penso che i dati non siano cambiati. Se ben ricordo, il paese del Nord Africa con maggiore densità di popolazione è l'Egitto, che ha circa un centinaio di persone per chilometro quadrato, forse un po' di più, 103. E pensate che l'Egitto con questa densità già deve importare parecchio grano, parecchi cereali per sfamare la sua popolazione. Infatti adesso è uno dei problemi con la guerra in Ucraina, no? Il grano non arriva e non arriva ai paesi che lo importano pesantemente, appunto come l'Egitto. La domanda ovvia è qual è invece la densità della popolazione italiana? È circa il doppio, c'è un po' meno di 200 persone per chilometro quadrato. Allora, capite cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi stiamo andando verso un clima che nei paesi che lo hanno già comporta una densità di cioè comporta metà della popolazione italiana attuale.
Poi ovviamente non, quindi comporta che in questo paese ci sono 30 milioni di persone di troppo. Poi ovviamente non sarà così, noi siamo più ricchi, abbiamo più tecnologia, tutto quello che volete, però quindi non sarà così catastrofica la situazione, però l'ordine di grandezza dei problemi è questo. E questo è solo uno, poi ci saranno tutti gli altri, ci sarà l'innalzamento del livello del mare, lo scombussolamento climatico che stiamo imponendo al pianeta, tra l'altro in tempi dal punto di vista geologico sono tempi rapidissimi, ha degli ordini di grandezza spaventosi. E questa è la situazione che probabilmente, forse non noi, ma forse i nostri figli dovranno fronteggiare. Quindi io, il mio suggerimento è di mettersi in quest'ottica, cioè di pensare nei termini del l'Italia diventa simile al Nord Africa. Poi magari non succede esattamente così. Però secondo me bisogna cominciare a visualizzare il tipo di non mi piace il termine catastrofe, perché una catastrofe è una cosa puntuale che avviene in un momento, mentre qua si tratta di processi, diciamo, il tipo di processo degenerativo che può avvenire in un paese come il nostro. Ok, con queste note non praticamente ottimistiche ho finito e come vi ho detto devo salutarvi per un impegno di famiglia. Quindi ringrazio tutti, ringrazio ancora gli organizzatori e gli altri relatori che sono stati tutti molto stimolanti e molto interessanti. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie. Grazie a te Marino, grazie a te. Allora passerei a Giovanni Mazzetti. Sul fatto che stiamo andando in una direzione che comporterà ricorrenti disastri, secondo me chi discute è un ingenuo. Sulla questione della possibilità di sviluppare un settore di economia di cura, faccio presente che questa fantasia è venuta in Svezia nel 1977 e hanno organizzato un centro per lo studio del futuro, il cui obiettivo fondamentale era quello dello sviluppo dell'economia di cura. La cosa non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Perché il concetto di economia di cura o è qualcosa di diverso da quello che stiamo facendo, o la cosa non realizza il caso auspicato. Qui è dove scatta quel meccanismo di cui parlava Marino Bariale prima, inerente al modo di produzione. Il modo di produrre è l'elemento che determina gli effetti della nostra stessa azione. Quindi il proiettare la fantasia della possibilità di un'economia di cura che non sia un rivoluzionamento del modo di produrre, che è una cosa di una straordinaria complessità. Noi qui stiamo parlando male del capitalismo, ma per realizzare il suo modo di produrre, i capitalisti hanno impiegato secoli. Le battaglie sono cominciate nel 1300 e hanno raggiunto la maturità a fine 700, inizio 800. E meno male che l'hanno raggiunta. Senza capitalismo noi staremmo nelle condizioni in cui stavano i nostri bisnonni. La vita media era di 40 anni, la mortalità infantile era del 50%, c'erano malattie in continuazione,
era un mondo in cui gli esseri umani erano schiantati dalla loro subordinazione alla natura. Ora che abbiamo conquistato una condizione materiale e sociale diversa, superiore a quella di prima, dobbiamo imparare a fare quello che è stato anticipato da Marx, cioè produrre in un modo comunitario. Se doveva venire il baffone, questa cosa è molto al di là del baffone. È una cosa che richiede epoche storiche e io vorrei che fosse ben chiaro da dove partiamo. Se un pensionato di oggi dice: se il capitale scompare, io come faccio a campare? Significa che non sa nulla dell'ABC dei meccanismi riproduttivi della società. Vabbè, può capitare, normale, anche se fa parte di una compagnia di pensionati critici. Ma ancora più grave è il fatto che qualcuno, Nello, prospetti la necessità di staccare il 50% della produzione materiale della società dicendo: parlo dall'automobile mentre mi sto spostando. Allora, qualsiasi movimento della decrescita che non pone come prima condizione ai suoi iscritti e simpatizzanti niente auto, e quindi pone il problema dell'organizzazione della vita su un'altra base, secondo me, fantastica. Questo è il vero problema che abbiamo noi oggi. Noi non siamo nemmeno all'alba dei rapporti per cui pretendiamo di batterci. E come è successo in passato, noi ci illudiamo che basta la buona volontà, che basta avere le idee giuste. No, no, è molto più profonda la cosa. Cioè, in realtà, tutto il cammino da compiere è talmente profondo, e per questo c'è bisogno della riduzione dell'orario di lavoro, perché la gente deve studiare, deve capire, deve sperimentare, e senza il tempo non succederà mai. Grazie Giovanni. Condivido in pieno quello che hai detto, quasi in pieno. Senza riduzione del lavoro alienante, anche perché è un dovere per tutti impegnarci per la riduzione delle condizioni di alienazione in cui continua a vivere la maggior parte della gente, non tenendo conto che adesso lavorano in due, per cui i figli sono lasciati, va bene. Allora io adesso sentirei se ci sono gli ultimi interventi da Mestre, perché qui non ho altri interventi online. Antonio, ci sei? Dovete attivare il video. L'audio. Adesso mi senti? Sì, va bene. Direi di passare la parola per una chiusura a Paolo. Dai, due parole di Paolo. Esatto, 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 quello che ci avevamo previsto. La benedizione di Paolo, abbiamo bisogno della benedizione di Paolo. Riprovate anche col video, dai, per chiudere. Però Paolo, bisogna anche di definire i prossimi passi, Cosa sta succedendo? Vai. Non io so, sono Paolo, in linea. Non so, tu sei in linea, ma si sente male. Non so se leggerai il vostro video. Prova. Maurizio, io me ne vado. Ciao Maria, grazie. Ciao, ciao. Grazie Maria. Grazie, è stato un piacere ascoltarvi e rivederti. Ciao. Grazie Maria, grazie a tutti. Io sono in linea con Mazzetti. Ho qui un telefonino, testimonio. Come si chiama? Brondi, quelle delle cose. E quindi non saprei assolutamente telefonare dall'automobile, neanche da qui.
No, io ringrazio davvero tutti, rinnovo l'invito a tutti i gentilissimi nostri ospiti invitati a tornare intanto a darci qualcosa di scritto, se tutti possono darci qualche proprio qualche nota, insomma, qualche nota a margine, qualche Badiale l'ha già fatto e l'abbiamo già messo, spero, Mario, nei materiali del sito della conferenza di Venezia. Intanto, appunto, chiederei a tutti di darci delle note, dei commenti su quanto hanno sentito, degli aiuti, insomma, perché pensavamo di riuscire, io mi impegno a fare un report della riunione e mi impegno a sono intervenuti per fare un, diciamo così, documento di base da portare a settembre all'incontro di settembre. Ecco, questo era l'unica cosa che posso dire e ringraziare tutti, anche tutti i compagni e le compagne, gli amici e le amiche che sono qui venuti a Mestre. E il iscrivervi alla conferenza, però, perché bisogna, i posti non sono tantissimi, perché le aule, che sono peraltro bellissime, che ci ha dato l'Istituto Universitario di Architettura all'ex Cotonificio a Venezia, sono capienti. Ma non sono infiniti. Quindi l'invito è: entrate nel sito e iscrivetevi. Basta così, Antonio. Grazie a tutti, grazie Antonio. Ciao Paolo, grazie. Ciao, grazie. Grazie. Grazie Paolo. Ciao. Grazie Paolo, grazie a tutti. A presto. Ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao. 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 Ah, su, sì, qua bisogna un piccolo rinfresco. Allora Mario, grazie, tu ci pensi la registrazione della salvare tutto? La salvo io, la salvo poi su YouTube e la metto sulla pagina che abbiamo creato con Antonio. Voglio solo dire una cosa a Paolo, se è possibile, ancora un secondo. E mandiamo a tutti, Antonio, tutte le mail e tutte le cose. Posso dire una cosa a Paolo? Paolo Cazzari? No, giusto. È in ascolto, vai Nello, è in ascolto. Giusto per una battuta, sono abbastanza fiducioso, ci scommettiamo una pizza, che l'anno di produzione del mio cellulare è antecedente di quello del tuo Brondi, perché la Brondi è entrata nel settore delle telecomunicazioni, secondo me, molto più di recente che di quando invece... Poi facciamo una pizza su questa cosa, vediamo l'anno di produzione, vediamo, ok? Va bene, ciao Nello, grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie a tutti, a presto. Ciao. Allora Mario, io ti lascerei se non c'è... Sì, no, mi sembra tutto a posto, dai. Aiuto tecnico, fai tutto, esco, va bene. Ciao, sistemo io Antonio. Grazie a tutti. Ciao. Ciao Antonio. Oh.